Buonasera, un saluto a tutti i presenti e agli amici collegati per l'avvio di questo seminario del Dipartimento Istituzioni e Amministrazione Pubblica della Fondazione per la Sussidiarietà che abbiamo voluto qui in presenza a Matera dal 24 al 26 giugno sul tema responsabilità, percorsi e strumenti per il cambiamento possibile della pubblica amministrazione. Vorrei iniziare questo piccolo intervento introduttivo sui contenuti che seguiranno nelle giornate di lavoro comune partendo da una sottolineatura che non è formale. Il ritrovarsi in presenza dopo 2 anni in cui l'attività del Dipartimento, così come della Fondazione tutta, si è svolta prevalentemente in collegamento digitale è un segno piccolo ma sicuramente importante e concreto del desiderio e della responsabilità che ne nasce di dare, come dire, un contributo alla costruzione civile e al cambiamento che tutti attendiamo anche in un settore come quello del quale ci occuperemo. Quindi non è formale avere fatto anche questo passo di condividere questa giornata di lavoro in presenza che naturalmente offriamo anche a tutti coloro che sono collegati e a quanti potranno poi avvalersi della registrazione di questo evento anche in momenti successivi. Vorrei iniziare dicendo qualche notazione anche di carattere sintetica sul senso di questo appuntamento in funzione dei passi che andremo a sviluppare in queste giornate di lavoro. E sostanzialmente dividerei questi passaggi in 3 momenti: il passato recente, il presente e il futuro. Il passato recente è un esercizio di memoria che non può che partire dall'esperienza della pandemia e da ciò che essa ha avuto come impatto sul funzionamento delle istituzioni pubbliche e dell'apparato pubblico italiano, a qualsiasi livello considerato, locale, regionale o centrale. È noto a tutti che la pandemia ha messo a durissima prova il Paese, non solo per ciò che concerne la vita di tutti noi come cittadini, ma anche per quanto riguarda il funzionamento dei servizi pubblici, la tenuta delle strutture amministrative e le relazioni tra i livelli istituzionali di governo. Dall'esperienza fatta emerge il riproporsi in forma aggravata, se possibile, di fragilità antiche. Ma emerge anche l'insieme di alcuni punti di forza insieme a queste fragilità che vorrei anch'essi riassumere come segue. I punti di fragilità. Innanzitutto è emerso chiarissimo il senso e il peso di una transizione digitale ancora incompiuta, annunciata da una serie di interventi legislativi, trova sede organica nel CATO, nel codice dell'amministrazione digitale, ma sostanzialmente ci siamo accorti che questa transizione digitale presente dal punto di vista normativo ancora stenta a realizzarsi per carenza di infrastrutturazione e di competenze a livello globale nei diversi ambiti della pubblica amministrazione. Un secondo elemento di fragilità che l'esperienza della pandemia ci ha consegnato è la carenza di competenze professionali evolute e specifiche. A questo riguardo vorrei citare a titolo puramente esemplificativo, consapevole che probabilmente esempi di questo tipo si potrebbero moltiplicare anche altrove, il caso accaduto in Sicilia, la regione da cui io provengo, nel quale durante il periodo della pandemia, proprio per sovvenire alle situazioni di bisogno che erano emerse, anche del bisogno alimentare, del disagio sociale creato proprio dall'incedere della pandemia, la regione si era resa protagonista di un'azione di riprogrammazione di parte dei fondi del programma operativo del Fondo Sociale Europeo, riprogrammazione che peraltro era stata già oggetto di approvazione della Commissione Europea, così come doveva essere, che metteva sostanzialmente 100 milioni di euro a disposizione dei comuni siciliani per fare fronte a queste urgenze. Ebbene, ciò che è accaduto è che metà di queste risorse è rimasto sostanzialmente inutilizzato da parte dei comuni, i quali erano in qualche modo intimoriti dalla necessità di doversi misurare con la rendicontazione particolarmente articolata e complessa dei fondi comunitari, attività rispetto alla quale spesso, consideriamo anche comuni piccoli, medio piccoli o piccolissimi, non erano
minimamente attrezzati dal punto di vista professionale. E quindi questa è, se volete, un'esemplificazione di che cosa vuol dire questa carenza di competenze professionali evolute specifiche necessarie per fronteggiare le sfide che l'amministrazione ha davanti a sé, e lascia sullo sfondo anche un tema più ampio, che è quello della relazione tra il funzionamento della pubblica amministrazione e il ruolo delle assistenze tecniche come sostitutivo, o non piuttosto invece di sostegno, di accrescimento della potenzialità proprio dell'amministrazione, diciamo che esse dovrebbero in qualche modo garantire, più che forse quello sostitutivo. In ultimo, l'elemento di fragilità che è emerso è quello del principio di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali di governo. Abbiamo ancora tutti sotto gli occhi cos'è stato un certo livello di conflittualità preoccupante in certe fasi tra amministrazione locale, regionale e centrale, che in qualche modo hanno come smarrito il senso pratico, operativo di questo principio, lasciandolo sulla soglia di una evocazione, diciamo, propriamente costituzionale, a tutto vantaggio però di una sorta di autoreferenzialità nell'affermazione delle competenze proprio dell'ente che ciascuno rappresentava. Immaginiamo qual è stato un certo protagonismo talvolta fuori luogo dei sindaci, una conflittualità perenne tra il sistema regionale e lo Stato centrale quando si deve mettere a fuoco il contenuto delle ordinanze, e ovviamente gli esempi potrebbero proseguire. Insieme a queste fragilità, però, l'esperienza del recente passato ci ha consegnato anche alcuni elementi che vale la pena sinteticamente richiamare. Il primo di questi elementi è stato un certo protagonismo della persona come motivazione e competenza, emerso quale elemento fondante del valore percepito da parte dei cittadini del servizio pubblico. L'esempio più eclatante è stato quello del personale operante nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, che è evidentemente forte anche della motivazione, dell'abnegazione e della competenza espressa, è diventato per un certo tempo, poi naturalmente è scemato questo impeto, ma per un certo tempo è diventato il punto di paragone, diciamo, della qualità del servizio, dell'abnegazione del servizio a favore dei cittadini. Pensate al grande riconoscimento che i cittadini tributavano agli appartenenti a qualsiasi livello, infermieri, medici, personale che opera nel sistema sanitario in genere, proprio vedendo così come si erano spesi per fronteggiare la pandemia. E questo è un indice di come il protagonismo della persona non sia anch'esso solo una evocazione di principio, ma la capacità di restituire, se riconosciuto, il senso e il valore al servizio pubblico. L'esperienza dello smart working, che ovviamente è stata un'esperienza ricca di luci e di tante ombre, ma che certamente ha avuto la capacità di rimettere a tema il senso, la domanda sul senso e sull'utilità del lavoro pubblico all'interno della pubblica amministrazione, nelle sue relazioni con i territori di riferimento e con le realtà di riferimento, semplici cittadini, corpi intermedi, impresa. E un terzo elemento di rilievo è stato un ritrovato protagonismo del terzo settore, riconosciuto dalla struttura pubblica come componente necessaria per dare risposte all'altezza dei bisogni. Pensate solo cosa è stata la chiamata a raccolta e responsabilità di tutto il sistema del terzo settore per fronteggiare la fase iniziale della pandemia in tema di risposta al bisogno alimentare, al bisogno emergente delle nuove povertà o di altre realtà dove sarebbe stato impensabile costruire a tavolino una risposta fornita esclusivamente dall'apparato pubblico. Circostanza quest'ultima ancor più importante alla luce anche delle recenti aperture che la sentenza della Corte Costituzionale, che ha valorizzato il tema della coprogettazione, richiama, diciamo, oggi anche nel suo valore normativo. Bene, questo è l'esercizio della memoria sul recente passato. Il presente si è caratterizzato per la presenza del PNRR, sostanzialmente lo strumento che reca in se stesso una grande promessa di cambiamento indotta, resa palese proprio dall'esperienza della pandemia.
Evidentemente il PNRR è stato immaginato come volano finanziario organizzativo di questo cambiamento, cioè ci ha dato l'idea, ci ha dato l'impressione che cose in cui per le quali si parlava da anni, se non da decenni, potevano essere effettivamente aggredite proprio per la spinta finanziaria e la spinta organizzativa che il PNRR portava in se stesso. Da questo punto di vista il governo ha fatto delle scelte per fare funzionare questo strumento di programmazione che sono sostanzialmente sintetizzate nel decreto legislativo 77 del 2021 per quanto riguarda il sistema di governance e nel decreto legislativo 80 del 2021 per quanto riguarda il tema del personale all'interno della pubblica amministrazione. Registriamo, questo è un dato obiettivo, diciamo che registriamo nella sua obiettività senza ovviamente imbarcarci in critiche fuori luogo, che in buona sostanza il modello di governance è stato un modello essenzialmente centralistico, lo dimostra ampio ricorso alla possibilità di intervento sostitutivo anche da parte su richiesta degli enti stessi, nella consapevolezza che comunque le scadenze imposte dall'Unione Europea andavano rispettate per non perdere i fondi e quindi comunque si era preferibile accentrare per risolvere più che valorizzare i livelli intermedi di governo. Al contempo il decreto legislativo 80, a fronte di una annunciata valorizzazione di un annunciato riconoscimento della centralità della persona come risorsa per un vero cambiamento della pubblica amministrazione, poi il decreto legislativo 80 è parso concentrarsi prevalentemente su una centralità delle procedure di reclutamento, attribuendo un ruolo assai significativo al Formez e in parte alla SNA per quanto riguarda invece il grosso sforzo di carattere formativo, diciamo, più che non partire da un esame delle competenze reali esistenti e di quelle nuove, innovative o specifiche che era necessario reperire. Evidentemente l'ultimo elemento, ma non certo in ordine di importanza, che caratterizza, diciamo, il presente è lo scenario radicalmente mutato indotto dalla guerra. La guerra ha radicalmente mutato questo scenario e sembra quasi che la spinta di cambiamento promessa a partire dalla pandemia e da tutto ciò che ne è conseguito sembra oggi attenuarsi, se non addirittura svanire, in funzione di ben altre priorità. Il terzo, diciamo, e ultimo passaggio che in qualche modo guiderà i lavori di questo seminario è l'esigenza di guardare comunque al futuro. E il futuro si caratterizza schematicamente per alcuni aspetti. Il primo è quello dell'urgenza di un cambiamento che certamente non è venuta meno. Diciamo, è ancora lì questa urgenza sul tappeto. Il secondo elemento è la necessità di valorizzare rispetto a un momento topico della nostra vita istituzionale e democratica, che saranno le elezioni politiche del 2023, valorizzare la responsabilità di una riflessione critica su quanto è accaduto nell'ambito del settore pubblico, della sua funzionalità e della responsabilità di concorrere all'elaborazione di proposte puntuali rispetto a questa esigenza di cambiamento che è ancora in atto. Ecco, questa esigenza si mette in relazione con la struttura, diciamo, di questo seminario, che intende, diciamo, valorizzare alcuni degli aspetti che io ho voluto sinteticamente ricordare attraverso tre relazioni introduttive che ricordo brevemente. La prima, che verrà svolta, diciamo, domani, nella giornata di domani, dalla professoressa Violini sul tema del principio di leale cooperazione alla prova del PNRR, e a seguire quella su nuovi skills professionali, sistemi di reclutamento e centralità del merito per il futuro dell'APA, che verrà svolta Francesco Verbaro, seguito da un momento ovviamente di confronto sul tema da parte dei partecipanti in presenza, di quelli eventualmente collegati al seminario. E nel pomeriggio, sempre nella giornata di domani, sabato 25 giugno, una relazione del professore Renato Ruffini su strumenti di pianificazione della performance tra adempimento e ragionevolezza. Anche questo seguito da un momento di dibattito, di approfondimento e proposta, per affidare poi la conclusione dei lavori del nostro seminario alle 18.30 a Giorgio Vittavini, presidente della Fondazione. Evidentemente l'obiettivo è quello, a partire da questi spunti che ci offriremo
tra i partecipanti e offriremo a quanti vorranno poi seguire i nostri lavori anche successivamente attraverso la valorizzazione del video di questo seminario, quello di arrivare in qualche modo preparati proprio a questa fase, diciamo, della nostra vita istituzionale, che sarà appunto quella dell'elezione del 2023, sostanzialmente attraverso uno strumento di lavoro concreto che possa ad un tempo sintetizzare elementi di visione critica, ma anche elementi propositivi puntuali sui nodi che sono stati in qualche modo che sono emersi a partire proprio da questa esperienza che abbiamo fatto. Ecco, questo è il senso di questo lavoro, è il senso di queste giornate, che naturalmente si potrà arricchire e potrà raggiungere il suo scopo con la partecipazione attiva di tutti, diciamo, coloro che in qualche modo seguiranno in diretta, anche successivamente vorranno concorrere alla nostra riflessione. Buongiorno, riprendiamo i lavori del nostro seminario su responsabilità, percorsi e strumenti per il cambiamento possibile della pubblica amministrazione. Nella giornata odierna, sono previsti due interventi programmati. Iniziamo subito con il primo affidato alla professoressa Lorenza Violini sul principio di leale cooperazione alla prova del PNRR. Buongiorno a tutti, una giornata impegnativa ci aspetta, per cui entriamo subito in merito. Parlare di leale cooperazione oggi in Italia vuol dire avere presente quello che è successo, quantomeno dalla riforma costituzionale in avanti. Ovviamente si tratta di un principio che era presente anche nella fase precedente del nostro sistema di rapporti tra livelli di governo, un sistema che aveva già molte problematiche dovute al fatto che sull'amministrazione pre-riforma costituzionale del titolo V, l'amministrazione che è emersa dalla Costituzione del 48, era già un'amministrazione che aveva diversi livelli non perfettamente omogeneizzati gli uni con gli altri. C'erano in sostanza difficoltà a relazionare, a creare relazione tra l'amministrazione tradizionale centralistica dell'anteguerra con le nuove realtà autonome, i comuni, le province e poi dal 70 in poi anche le regioni. Quindi sono state create diverse istituzioni per democratizzare la pubblica amministrazione, per far sì che fosse più adeguata alla realtà del paese, che aveva evidentemente un'articolazione molto differenziata tra le diverse realtà regionali, però l'effetto normativo di queste relazioni non aveva una coerenza ben assestata, in mancanza anche di una tradizione, perché la tradizione italiana è una tradizione di tipo centralistico, nonostante tutto. La riforma del titolo V ha cercato di porre rimedio a questa situazione e ha invertito la logica del riparto di competenze. Invece che lasciare in mano al potere centrale la totalità delle competenze, devolvendo alle regioni poteri legislativi su singole materie, ha, come dire, rivoluzionato questo sistema dicendo che la totalità delle funzioni è nelle mani delle regioni, delle funzioni legislative, e la titolarità, la totalità delle funzioni amministrative è nelle mani dei comuni, articolo 118, mentre il potere centrale doveva conservare solo funzioni amministrative o legislative residuali. Quindi è come se ai tempi, insomma, tra il 99 e il 2002, si è fatto un enorme spostamento di tipo concettuale, tutto nelle mani delle realtà locali. È chiaro che un sistema come questo, senza dei raccordi solidi e anche ancorati nella tradizione delle relazioni tra Stato e Regioni e anche tra Regioni e Comuni, è chiaro che aveva bisogno di un meccanismo che oliasse le difficoltà di relazioni, e questo meccanismo è stato individuato nella leale cooperazione. La leale cooperazione che di
viene, diciamo così, costituzionalizzata, anche se già prima c'erano degli elementi di costituzionalizzazione in questo principio, perché era stato un principio definito in sede costituzionale dalla Corte, però viene resa fondamentale per creare i rapporti tra livelli di governo in un momento che è molto simile al momento che stiamo vivendo noi. Siamo nel 2003 e il governo Berlusconi decide di rinnovare la struttura, le infrastrutture del paese e fa, come voi sapete, come ne parlavamo anche prima con i colleghi qui presenti, crea la legge obiettivo, del 2003. Che fa un'operazione che, mi permetto di dire, non è dissimile da quella che stiamo vivendo noi oggi col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché c'è un forte investimento sulla capacità del potere centrale di rinnovare, costruire un nuovo paese, cioè un'idea di palingenetica, potremmo dire, cioè con un forte investimento di tipo finanziario, soldi, il potere centrale si fa protagonista della innovazione, del nuovo paese. E noi abbiamo visto che questa operazione cominciata nel 2003 qualche effetto l'ha avuto sul paese, pensiamo all'alta velocità, pensiamo insomma a tante cose che sono state fatte, pensiamo a tutta l'infrastruttura telematica, i nuovi mezzi di comunicazione che sono stati in quel momento rimessi in movimento dal forte investimento che lo Stato ha realizzato. Allora, come oggi, il protagonismo è stato un protagonismo non locale, ma chiaramente centrale. Il PNR oggi ha queste impostazioni, poiché dobbiamo mettere in atto e velocemente, cosa che per esempio nel 2003 non era così spiccata, questa necessità di velocità nell'investimento e nella realizzazione delle opere. Comunque, poiché dobbiamo fare questa grande operazione di rinnovamento, il potere centrale decide di prendere in mano la situazione e fa il programma di sviluppo. Il programma di sviluppo, che è un programma di sviluppo oggi anche determinato da nuovi valori che determinano lo sviluppo. Teniamo conto anche di questo elemento che è importante per capire perché c'è stata questo forte elemento di centralizzazione. Se noi pensiamo ai valori tradizionali che erano presenti nella realtà nel 2003, abbiamo evidentemente una situazione valoriale molto, molto piana. E uscivamo da un'epoca in cui c'era stata una forte tendenza alle privatizzazioni. In fondo la legge obiettivo andava dietro a questo valore di fondo del programma di sviluppo per portarlo avanti dando una spinta importante alla creazione di nuove infrastrutture. Oggi non è più così, perché il PNR ha un impianto valoriale totalmente diverso rispetto al programma di sviluppo, e la parola che, come dire, si affaccia alla nostra attenzione è, come tutti sappiamo, la parola sostenibilità. Quindi non solo rispetto al 2003, oggi, non solo c'è stato un'esigenza di velocità, di dare una spinta a processi che erano già presenti nel mercato, nella pubblica amministrazione, nella società civile, ma c'è anche la necessità di modificare la regola base, la regola costituzionale, potremmo dire, dello sviluppo, del piano di sviluppo del paese. Nel 2003, vent'anni fa, è stato un modello di sviluppo basato essenzialmente sulla privatizzazione come capacità di creare efficienza nel mercato e nei rapporti tra Stato e mercato. Oggi evidentemente le cose sono molto diverse, perché questo tema della sostenibilità, che sta alla base del nuovo programma di sviluppo, crea un importante, come dire, impone uno sforzo importantissimo per adeguare le prassi a un nuovo paradigma. Non abbiamo più il problema del PIL, o ce l'abbiamo e non facciamo finta di non averlo, in verità abbiamo il problema di invertire la logica secondo cui si programmano gli interventi e gli investimenti pubblici e privati per creare innovazione, per portare avanti il paese.
Essendo questo il quadro, il tema della leale cooperazione evidentemente diventa un tema cruciale. Lo fu nel 2003 e lì l'operazione giuridica fu un'operazione magistrale, perché si disse: a fronte di una Costituzione che ha spostato l'asse delle competenze rispetto al livello locale, diciamo togliendo tra virgolette funzioni e competenze a livello nazionale, l'operazione magistrale che fece la Corte con la sentenza 303 del 2003 fu quella di dire: sì, l'assetto costituzionale resta nelle fondamenta, ma per poter realizzare tutta questa imponente mole di lavori e di interventi di creazione di infrastrutture, c'è bisogno di due cose essenzialmente. Primo, questa centralizzazione inevitabile anche delle funzioni legislative, attenzione, queste funzioni legislative che erano passate formalmente in capo alle regioni. Quindi c'è bisogno di centralizzare, ma non si può centralizzare tout court, occorre creare questo elemento di raccordo tra i vari livelli di governo che si chiama leale cooperazione, ovvero sia per fare queste opere, per fare questa realtà così importante di interventi sulla struttura del paese, sulla struttura del mercato, occorre che ci siano accordi, che si creano accordi e intese tra i vari livelli di governo in modo da poter realizzare nel modo più soft possibile, più smooth possibile, quello che noi vogliamo realizzare, cioè l'ammodernamento del paese. Questa logica è la logica che ancora stiamo vedendo oggi. Oggi, pur in modo attenuato, se posso dare un giudizio, perché il PNRR, che voi sapete è un importantissimo intervento di investimenti fatto sulla scorta delle decisioni adottate in sede europea, individua già tutta una serie di funzioni e di opere e di missioni, per come le chiama il PNRR, con un cambio di linguaggio, ma che è sostanzialmente poi la decisione sul cosa fare. Tutto questo è già stabilito nel piano, non è più una legge ordinaria come fu nel 2003, è un piano di sviluppo con una serie di dettagli abbastanza imponenti. Tutti noi abbiamo visto, insomma, il paperwork che è stato fatto per arrivare a questa decisione, che ha creato non solo il che cosa bisogna realizzare, tema sanitario, il rinnovamento della pubblica amministrazione, tutta una serie di contenuti che sono ben dettagliati nel piano, ma è stato determinato anche chi lo deve fare e come deve essere fatto, perché questa è la struttura base del piano che abbiamo di fronte, cioè è un piano che ha una sua realtà nazionale che governa il processo. Ai tempi avevamo il CIPE, che era il Comitato per la Programmazione Economica, che ha raccordato, si è messo d'accordo con le regioni poi per costruire lì la sede della leale cooperazione. Oggi invece c'è la cabina di regia a livello centrale, che è il punto di riferimento per tutto quello che deve essere realizzato. Quindi la centralizzazione è molto più forte, il tema della leale cooperazione diventa un tema che riguarda più gli aspetti pratici, gli aspetti contenutistici e materiali della realizzazione del piano, perché anche qui evidentemente un paese come il nostro, ma nessun paese può essere governato dal centro fino ai dettagli della struttura amministrativa minuscola, no? Minima base, e quindi cooperare lealmente per far sì che questo piano possa dare i frutti che promette diventa non più qualcosa da condividere dal centro, ma diventa qualcosa che deve essere fatto a livello locale. Siccome tutti noi qui siamo coinvolti da questa questione, cioè da come bisogna gestire a livello locale questa imponente quantità di interventi, ecco, forse è qui che nascono un po'
le domande che stanno, che sottostanno a questo seminario. Cosa vuol dire oggi per un'amministrazione che ha delle strutture, da un certo punto di vista, anche molto differenziate, ha una capacità di intervento molto differenziata nell'ambito delle varie realtà locali? Cosa vuol dire vivere nella logica della leale cooperazione? Per prima cosa, qui si potrebbe veramente parlare tanto, ma credo che questo seminario sia anche la sede per mettere sul tappeto veramente i gagli e i punti che noi dobbiamo poi approfondire per capire cosa vuol dire avere un'amministrazione fondata sulla cooperazione e non sulla contrapposizione tra livelli di governo. Sicuramente un tema importante è il tema della conoscenza, perché evidentemente noi non possiamo prescindere dal conoscere, dal capire, dall'aiutarci a capire qual è lo stato dell'arte delle nostre amministrazioni. Veniva fatto ieri l'esempio della capacità di spesa dei comuni. Evidentemente la capacità di spesa dei comuni sta la capacità di usare gli investimenti che sono programmati da parte degli enti locali è un fattore cruciale e dovrebbe essere un fattore che sta alla base di tutta la programmazione, perché diciamo, dal mio punto di vista, se noi pensiamo che tutti i comuni abbiano le stesse funzioni, evidentemente, e la stessa capacità di realizzazione delle funzioni, evidentemente stiamo facendo qualcosa che è irrealistico per il buon funzionamento del piano. Quindi il primo elemento è capire fino in fondo, e questo lo dovrebbe capire il potere centrale in una logica di cooperazione con le regioni, quali sono le realtà che sono già in grado di sfruttare dal punto di vista progettuale e attuativo la quantità di fondi che vengono messi a disposizione, e invece dove c'è bisogno di intervenire anche in forma sostitutiva. È chiaro che entrare nella logica dei poteri sostitutivi è molto problematico. Apro la parentesi, chiudo la parentesi, il PNRR in questo è molto rigido, perché ribadisce l'esistenza di un interesse nazionale alla veloce realizzazione delle opere previste dal piano, no? Quindi, ove questo non funzionasse, è chiaro che si creano poteri sostitutivi che intervengono a realizzare le opere previste. Ma questo alla fine, come sempre, è un rimedio ex post. Ci vorrebbe tutto un lavoro, e penso che in un certo senso la cabina di regia si stia già orientando in questo senso, ci vorrebbe veramente la capacità di discernere tra chi è in grado autonomamente e secondo la logica del principio di sussidiarietà in grado di realizzare quello che deve realizzare e invece chi ha bisogno, necessità di interventi a supporto di questa capacità. Quindi questo è come il primo modo con cui si può realizzare una leale cooperazione nell'ambito di questa grande macchina che è il nostro stato amministrativo. La seconda questione è la capacità di come dire, creare rapporti con le realtà private e anche le realtà, quindi profit e non profit, per vedere come si possono, queste realtà possono contribuire allo sviluppo del paese, come stanno già contribuendo allo sviluppo del paese e come possono continuare a contribuire. Questo evidentemente non può essere fatto a livello nazionale, perché la conoscenza delle realtà locali e della forza della società civile, che nel nostro paese comunque non è mai da sottovalutare, deve essere verificata e attuata a livello locale. Se, per fare un esempio, se ragioniamo in termini di servizi sociali, sappiamo quanto importanti siano per il benessere della popolazione e quanto spesso sia difficile realizzarli in modo che siano effettivamente efficienti e rispondenti ai bisogni. Ecco, se parliamo di servizi sociali, qui non è ancora una logica di leale cooperazione che viene in questione, ma che è una leale cooperazione che deve affondare le sue radici in un reale coinvolgimento delle realtà locali. Da qualche anno si va parlando di coprogettazione, cogestione e tutte queste forme di cooperazione
che sono presenti nella legislazione, anche la giurisprudenza costituzionale ha detto il suo in questo senso. Quindi, ambito dei servizi sociali, è molto importante capire chi già fa qualcosa e che e costui sia effettivamente coinvolto non solo nell'esecuzione materiale nella produzione dei servizi sociali, ma che sia coinvolto nella progettazione. Su questo credo che tutti noi realisticamente dobbiamo dire che è molto lontano dalla mentalità dell'amministrazione poter coinvolgere nel momento della progettazione le realtà che già operano sul territorio, però è uno sforzo che va fatto, perché altrimenti si parla spesso di cooperazione, ma quello che alla fine prevale è un atteggiamento di sfruttamento, potremmo dire, di chi già fa rispetto alle incapacità del settore pubblico. E quindi io credo che la riflessione che ci attende sia una riflessione che, avendo in mente qual è il tema generale, quindi un'amministrazione che ha da sempre, una struttura amministrativa che ha da sempre delle difficoltà ad avere processi veramente coordinati nella realizzazione, nella progettazione, nella realizzazione dei servizi pubblici, di quello che serve insomma per lo sviluppo di una società come la nostra, avendo in mente questa difficoltà, per quel realismo che è fondamentale avere quando si vuole analizzare una situazione su cui bisogna intervenire, però accanto a questo è molto importante che ci sia come dire, anche l'intelligenza e la fantasia per comprendere quali sono i punti di attacco di una situazione che altrimenti effettivamente come dire, può anche scoraggiare o spaventare, perché noi sappiamo che la nostra amministrazione ha tantissimi elementi che devono essere presi in considerazione e supportati per far sì che i limiti evidenti presenti nella nostra situazione possano essere superati. Quindi avere in mente il quadro generale, che è un quadro generale che ha delle difficoltà ab origine, che è un quadro generale di centralismo in cui si sono inseriti che sono inserite le realtà autonome, gli enti locali, le regioni, ma senza una grande capacità di coordinamento tra questi livelli di governo, questo quadro generale. Però poi bisogna anche saper guardare caso per caso, funzione per funzione, realtà per realtà e capire come poter intervenire sia a livello nazionale che a livello locale. Quindi io credo che questo sia molto importante e sia fondamentale attivare dei percorsi di confronto tra chi agisce dentro la pubblica amministrazione e chi rispetto alla pubblica amministrazione invece prova a riflettere e prova a immaginarsi quadri di innovazione che siano più efficienti. Chiuderei con una considerazione, diciamo così, ancora di carattere generale, ma che sta necessariamente sullo sfondo. Allora, piano nazionale è quello che più o meno tutti sappiamo e stiamo a vedere, vogliamo vedere come tutto quello che è stato promesso si realizzerà, verrà messo a terra nei territori. Alcune cose le abbiamo già viste, altre le vedremo, ciascuno un po' dal suo punto di vista. Se ci sarà tempo proverò poi a dire qualcosa, ma nell'ambito del dibattito su cosa sta succedendo nelle università, che ha elementi di grande problematicità, ma anche di grande attrattiva, ma anche di grande problematicità. Però ecco, io vorrei ritornare per concludere su un tema che la pandemia e poi questo piano nazionale di ripresa e resilienza ha fatto passare, tra virgolette, in secondo piano, che però è un tema che al di là delle ideologie deve restare un po' nella memoria collettiva e anche nella prassi del sistema politico possibilmente, che è il tema della differenziazione. Diciamo, tutto il percorso che ha portato dalla crisi del 2008 fino alla crisi pandemica è stato
è stato un momento di riflessione proprio sul tema della differenziazione, come porre rimedio quindi ai problemi fondamentali del nostro paese, provando a lasciare ad alcune realtà locali un surplus di funzioni che possano far sì che queste realtà locali, tra virgolette, efficienti, siano in grado di fare da traino a tutta a tutto il resto dell'amministrazione del paese. Voi sapete tutti che poi questo tema è stato molto ideologizzato e si è ragionato in temi di differenziazione solo sul piano politico, è diventata una specie di bandiera di alcune parti e di controbandiera da altre parti, secondo la logica dei Guelfi e dei Ghibellini, che è propria spesso della nostra piazza pubblica, mentre il tema della differenziazione deideologicizzato è il tema che in un certo senso è forse l'unico sistema che consente di uscire dalle secche, e cioè lasciamo che chi sa fare possa fare, che venga sostenuto da un surplus anche di funzioni e di poteri per far sì, perché debitamente controllato dal potere centrale, che non deve essere esautorato, ma deve restare come punto di riferimento per una verifica dell'efficienza reale delle realtà locali. Ecco, lasciamo che chi ha degli spazi, che dia delle possibilità, delle capacità di governo più sofisticate e più efficaci che altre zone del paese, possa poterlo fare sotto il controllo del potere centrale a determinate condizioni finanziarie, ma evidentemente anche con una certa libertà di azione che consenta di fare sperimentazioni. Quindi anche questo deve restare un po' sullo sfondo. Io mi rendo conto che oggi praticamente non se ne parla più, se ne parla male, perché anche l'ultimo disegno di legge che è stato presentato dal governo non è che sia particolarmente sofisticato e particolarmente interessante, però se noi pensiamo ai due processi, da un lato il processo di attuazione del PNR e sullo sfondo una possibilità di fare qualche riforma di struttura nella logica della differenziazione, io credo che questo ci dia un quadro generale entro cui anche singoli problemi e singole domande di rinnovamento possano trovare lo spazio quantomeno di una discussione. Grazie. Bene, ringrazio la professoressa Violini di questo affondo così carico di stimoli, che certamente alimenterà il confronto e il dibattito. Ecco, siamo alla seconda relazione della nostra mattinata, che è affidata a Francesco Verbaro, e il tema della relazione che svolgerà è nuovi skills professionali, sistema di reclutamento e centralità del merito per il futuro della pubblica amministrazione. Ringraziamo Francesco per la sua disponibilità a condividere con me questa mattinata di lavoro e ti do subito la parola. Ecco, grazie a tutti, grazie per l'invito, grazie Salvo, grazie anche agli altri organizzatori dell'incontro di oggi. Mi è dispiaciuto molto rinunciare alla presenza fisica, insomma, in sede lì da voi a Matera, ma purtroppo non ce la potevo fare. Andiamo all'argomento. L'argomento che mi avete assegnato è molto di attualità, lo ritengo di attualità. Io credo che se una cosa ci ha insegnato, oppure possiamo anche dire ci ha spinto a valutare con grande attenzione il Covid e poi anche l'esigenza di spendere bene le risorse del PNRR e l'attenzione alle competenze e al capitale umano. E un'attenzione alle competenze che, diciamo così, si rivela una novità nell'ambito della pubblica amministrazione. Nella pubblica amministrazione non si è mai parlato di competenze, raramente. Si parlava di assunzioni, cessazioni, numero turnover, percentuali turnover. Tardivamente di ringiovanimento, ma non ci sta mai stata una riflessione sulle competenze, ancor meno sui profili, se non negli ultimi anni e anche in maniera molto burocratica. Quindi una scoperta interessante per la PA, una scoperta necessaria per la PA.
Questo cosa significa? Significa grande cura e grande attenzione al capitale umano. Come si dovrebbe manifestare questa cura e attenzione al capitale umano affinché non sia il solito tema da trattare nei convegni, cioè la novità da trattare nei convegni? Le competenze quindi vanno cercate, individuate, valorizzate, mappate, curate. E quindi chiaramente porta anche a un diverso rapporto col personale, che non è più quantitativo. Quanti dipendenti hai? Mi mancano dipendenti, no? La frase che noi sentiamo dire negli uffici da anni, da secoli: mi manca personale, o personale, manca personale. Ogni tanto qualcuno scappa e dire: ho tanto personale, ma non quello giusto, ma sono pie persone, diciamo così. Che osano dire una frase del genere, che può sembrare una bestemmia, ma che non è, insomma, è la giusta attenzione verso questi aspetti. Cioè guardare non alla quantità di personale, ma alle competenze di questo personale. E anche se appunto è stato reclutato bene, se nel tempo le sue competenze sono diventate obsolete, se servono interventi di formazione mirati per cercare di aumentare le skills, le competenze, per non renderlo obsoleto, vecchio, e quindi un'eccedenza sostanziale di personale. E quindi questo significa che il ciclo della gestione del capitale umano parte dal reclutamento, ma anche prima, e poi prosegue per tutta la vita, anche in quel processo che è molto noto nei paesi nord europei di active aging, di invecchiamento attivo, dove non è possibile pensare che a 58 anni, a 60 anni, si possa pensare che una persona debba essere ormai, come dire, una persona che è vicina alla pensione, e dove l'unica politica, l'unica riflessione che noi andiamo a fare è quella di dire misure di incentivi all'esodo, accordi e contratti di solidarietà e altro, e misure volte a, come dire, favorire questo allontanamento dal lavoro, sapendo bene quanto il contributo al lavoro è importante per l'organizzazione, l'esperienza è importante, soprattutto anche nei passaggi generazionali, le staffette generazionali, e che soprattutto anche per la singola persona smettere di lavorare non fa bene presto, ma serve lavorare il più a lungo possibile, non solo dal punto di vista della spesa previdenziale, che è quello a cui tiene molto di più la Commissione europea, ma dal punto di vista proprio del benessere individuale, no? Un invecchiamento attivo fa bene, fa bene anche dal punto di vista appunto della salute, fa bene poi chiaramente dal punto di vista anche del contributo che questo può dare, ma noi abbiamo fatto invece tutt'altra cosa. Delle competenze ce ne siamo curati ben poco in questi anni. Se pensiamo appunto che l'ultima norma che abbiamo eliminato nell'ambito delle norme sulla spending review è stata la norma sul taglio della spesa della formazione, cioè quella del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009, che è rimasta per tanti anni, fino a qualche anno fa, è rimasta, e quindi un'assurdità tagliare, bloccare la formazione. Altro che abbiamo fatto stupidamente è quello di accorpare le scuole della pubblica amministrazione, la scuola di economia e finanze Vanoni, scuola degli interni, scuola dei segretari comunali, abbiamo accorpate tutte in un'unica scuola, con un effetto negativo, invece di rafforzare le scuole, specializzarle e di stare attenti appunto a migliorare le competenze, aumentare anche il brand reputazionale per attrarre i talenti, perché anche questo poi comporta altri problemi. Avere una scuola per delle grandi amministrazioni è importante, anche per far capire che quell'amministrazione è un'amministrazione seria e dove viene curata la competenza e la formazione e l'aggiornamento. E noi invece abbiamo tolto anche le scuole della pubblica amministrazione, le abbiamo accorpate in maniera inutile nell'ambito della scuola superiore della pubblica amministrazione. Quindi oggi ci troviamo a scoprire le competenze, perché l'abbiamo scoperto col Covid, perché abbiamo visto che non bastava avere medici, ma alcuni medici per le terapie intensive. Abbiamo scoperto che non bastava avere
non bastava avere, come dire, e adesso per quanto riguarda il PNRR non basta avere dipendenti pubblici, ma servono dei tecnici, cioè servono esperti in programmazione dei fondi europei, in progettazione, in gestione e rendicontazione dei fondi europei. Ci sono, soprattutto al sud purtroppo, moltissime amministrazioni che hanno tantissime risorse finanziarie. Tantissime risorse finanziarie che non riusciranno mai a spendere. Questo perché non hanno non solo la quantità di personale, la qualità di personale che manca, con la difficoltà a fare un bando. Il 95% delle esternalizzazioni delle singole amministrazioni non avviene attraverso gare, soprattutto al centro-sud. Questa percentuale è altissima al sud, è più bassa al centro, è più bassa ancora al nord, ma avviene per affidamenti diretti. Affido un'attività perché non sono neanche capace di fare una gara. Questo è il punto. E quindi non basta fare il seminario sui codici di appalti. Ho partecipato a un bel corso della scuola superiore sui codici di appalti, ma lo sai fare poi un bando, un capitolato. E allora quel problema è, quando faccio formazione, trasferisco competenze, c'è un valore aggiunto in termini di competenze? Come valuto i percorsi formativi? Certifico le competenze acquisite col percorso formativo? Ecco che significa mettere al centro le competenze. Significa che anche due processi importanti, quello del reclutamento e quello della formazione, upskilling, reskilling, tutto quello che sappiamo, lo misuro, questi due processi li misuro attraverso il concetto di competenze. Quali competenze recluto, quali competenze formo, quali competenze permetto di rafforzare, acquisire, eccetera. E così si può guardare al risultato. Il risultato di questi processi, reclutamento e, come dire, formazione, non è quante persone ha assunto e se per caso il bando di concorso ne assume di meno dei posti messi a bando, il bando non funziona, perché noi così ragioniamo in maniera proprio da bottegai dell'ultimo paesino de Nebro, parlo della mia zona. E non andiamo a ragionare invece quante competenze sono riuscito ad attrarre e a reclutare. E così anche quante competenze ho formato. Lo scopriamo dopo, no? Tanto reclutiamoli, mettiamoli dentro. Anche l'approccio che sta avendo il ministro della pubblica amministrazione. Assumiamo velocemente, 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 dobbiamo arrivare a 4 milioni di dipendenti pubblici. Ma ci servono 4 milioni di dipendenti pubblici? O servono dei reclutamenti mirati su alcune professionalità e alcune competenze? Probabilmente serve questa cosa. Cioè non servono tantissimi medici, servono alcune specializzazioni che nessuno vuole fare, il chirurgo d'urgenza, l'anestesista, il radiologo, eccetera, eccetera, perché sono pagati come gli altri, no? Anzi, e con maggiori rischi. Servono alcuni docenti, non tutti i docenti, cioè magari per alcune realtà, come dire, molto disagiate, per accompagnamento di figure, appunto, che hanno bisogno di docenti di accompagno, eccetera. Figure specialistiche, non serve riempire, no, la pubblica amministrazione, secondo logiche che abbiamo già conosciuto negli anni 70 con la 285/77, una legge sulla disoccupazione intellettuale degli anni 70, quando per rispondere ai moti degli anni 70 si fece quella legge e pian piano si trasformò in un grande reclutamento di personale. Risolvemmo allora il problema della disoccupazione intellettuale, ma noi non aiutammo certamente le pubbliche amministrazioni a migliorare e a diventare più forti. Quindi oggi abbiamo scoperto l'importanza delle competenze. E le competenze non è che, come dire, si trovano facilmente. Cioè, questa è la cosa anche l'assurdità. Non basta mettere la parola competenze in un decreto legge, in una norma.
nei concorsi, modifica l'articolo 35, 165, ennesima modifica, le amministrazioni guardano, verificano il possesso delle competenze. Vabbè, ok, ma se poi nei concorsi, nel bando, gli metti che basta qualsiasi laurea e non metti come requisito i titoli esperienziali, le competenze non le incontri, o le incontri solo in maniera fortuita. Cioè, il problema è innanzitutto distinguere, può sembrare banale, e mi scuso per la banalità, ma per i capi del personale, gli uffici del personale, questa cosa non è chiara, e né per chi fa i concorsi, tra conoscenze e competenze. Le conoscenze le acquisisci nelle scuole, a volte un po' di competenze le acquisisci se queste scuole sono abbastanza, come dire, orientate sul lavoro e quindi contengono esperienze anche lavorative. Le competenze le acquisisci con l'esperienza. Se vuoi le competenze esperti di fondi europei, significa che vuoi persone che lavorano sui fondi europei da almeno 5-10 anni. E allora non devi cercare il neolaureato. O è neolaureato o ha le competenze. So se, e noi invece noi usiamo questi termini in maniera molto così tranquilla, senza ragionare che cosa sono come si formano le competenze. Le competenze si formano con anni di esperienza. Allora, il punto è che noi dobbiamo riuscire a reclutare, a individuare le competenze che ci servono. Quindi la procedura di reclutamento, così come anche la procedura di programmazione della formazione, è una procedura che parte da prima, cioè non è che è col bando e si esaurisce nel bando, ma è qualcosa che richiede una riflessione prima, quindi richiede del tempo usato in maniera ottimale. Occorre perdere magari più tempo nella fase progettuale del percorso formativo, nella fase progettuale del bando, vedere un po' la vacancy, la job description della vacancy, scusate la terminologia inglese, ma purtroppo sono loro che sono molto più avanti di noi su questi temi. E poi dopo vedrai che i tempi li risparmi dopo, ma no che non curi prima un'analisi su quali sono le competenze che servono, fai il mega concorsone da 30.000 posti per tutte le pubbliche amministrazioni locali, nazionali, ministeriali, sì, ho fatto tutto il format, il concorsone unico. E chi vuoi che partecipi a questo concorsone unico? L'esperto di statistica? L'esperto di fondi europei? L'esperto di data analysis? L'esperto appunto di informatica? Vuoi che partecipi al concorsone unico da 20.000 posti? Ma non ci penso nemmeno. Devi fare concorso mirato per quelle persone. Non puoi mettere un calderone che non sa neanche dov'è che dovrà andare, dov'è che dovrà lavorare, con chi dovrà lavorare. Questa scarsa attenzione appunto al capitale umano e alle competenze, poi si vede, si registra in tutto il procedimento successivo del concorso piuttosto che della formazione. E quindi innanzitutto c'è questo, cioè conoscere le competenze, ma identificarle. Cioè, non basta, come dire, la programmazione triennale dei fabbisogni. Lì c'è purtroppo, come dire, un ostacolo normativo, cioè il fatto di aver ingabbiato i profili professionali e avere avuto un approccio conservativo nei confronti dei profili professionali, per cui nelle pubbliche amministrazioni sono scomparsi i profili tecnici e per favorire i profili generalisti, amministrativo e amministrativo contabile, tranne alcune amministrazioni, ma c'è stata una detecnicizzazione negli anni, negli ultimi 20 anni, 30 anni, e questo certamente non ha aiutato, cioè ha fatto scomparire l'idea che la pubblica amministrazione potesse internalizzare, cioè avere al proprio interno competenze tecniche, e che quindi tutto il resto, tutto ciò che era tecnico, doveva essere preso dal mercato con collaborazioni, con le famose consulenze, oppure con appalti di servizi, con assistenze tecniche, che ormai salvano le amministrazioni, è utile fare tanto gli ipocriti sulle assistenze tecniche. Quasi tutte le pubbliche amministrazioni utilizzano le assistenze tecniche.
dal Ministero dell'Economia e Finanza, al Ministero del Lavoro, all'ANPAL, fino a tutte le regioni italiane. Alcune di più, alcune di meno, perché non hanno la possibilità di avere, non hanno le competenze all'interno. A volte in maniera cattiva, cioè mandami personale che mi serve per fare, per smazzare un po' di arretrato. A volte in maniera più intelligente, mandami personale tecnico che mi serve per fare progettazione, progetti innovativi e per seguire progetti innovativi. È chiaro che dipende dal livello del committente. Però ecco, c'è quello che dovrebbe insegnarci anche questo stress test prima del Covid e poi lo stress test del PNRR, che abbiamo bisogno di competenze. Noi ci troviamo ad avere un paese, soprattutto l'area del sud, quella che tanto come dire, ha rivendicato risorse, ad avere una quantità di risorse infinita. Non ho il tempo di mettere delle tabelle ora, magari userò la pausa per farle vedere dopo. Ma tra le risorse della programmazione 14-20, con l'N più 3 ancora ce l'abbiamo in giro, le risorse sono tante, non sono poche. Le risorse della nuova programmazione, la 21-27, e le risorse del PNRR, noi avremo 400 miliardi da spendere nei prossimi 6 anni. 400 miliardi da spendere nei prossimi 6 anni. 60 miliardi, più di 60, 65 miliardi l'anno. No? Noi che non siamo riusciti a spenderne 5 l'anno, riusciremo a spenderne 65 l'anno? Perché servono strutture adeguate in termini qualitativi e quantitativi, probabilmente, ovviamente, perché la mole di risorse è enorme. Rivendicare, come dire, anche ulteriori risorse, dire che il 40% delle risorse assegnate al sud sono poche, è da sconsiderati, dai responsabili, da gente che non ha idea di come si fanno a gestire tutte queste risorse. Come fai a chiederne di più quando già queste costituiscono un problema? Quando molti amministratori dicono speriamo che ce li tolgano, già cominciano a dire speriamo che non ce li diano. No? Abbiamo visto il famoso bando citato più volte sulla stampa sugli asili nido, il bando asili nido, eccetera, dove le regioni del nord hanno avuto presentato dei progetti e le regioni del sud non hanno presentato dei progetti per vari motivi. Ma c'è un problema anche qui. Le cause sono tante, non è solo soltanto le competenze, ci sono anche le risorse, lo stato di salute finanziario degli enti locali e altro. Però, come dire, ci accorgiamo oggi degli errori fatti in passato con il cattivo reclutamento. Certamente non aiutano delle norme della contrattazione collettiva, le norme ultime, tipo il decreto 36 dice che i profili professionali vengono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale. Ma se io ho bisogno oggi di un esperto di cyber security o di data analysis rispetto ai fondi europei, rispetto, voglio capire l'impatto, l'analisi di impatto delle politiche pubbliche, e non ce l'ho nel profilo, devo aspettare il nuovo contratto collettivo nazionale per poter chiedere alla parte trattante di parte pubblica di poter inserire nel profilo. Cioè, delle stupidaggini enormi, cioè si concedono cose alla contrattazione collettiva nazionale. Fosse stato il contratto collettivo aziendale, secondo livello, forse, ma chi è che sceglie quali profili servono? Il datore di lavoro. Se un datore di lavoro deve costruire delle cose, sa lui quali sono i profili che servono per costruire quella roba. Non che deve negoziare con i sindacati, no, questo profilo non va bene. Cioè, o il sindacato partecipa come azionista nelle società, nella pubblica amministrazione, altrimenti non ha senso che dica lui quali profili servono nella pubblica amministrazione. E ovviamente anche la confusione, la commissione paritetica sui profili professionali e così via. Tutto questo poi porta, come dire, a burocratizzare anche questo tema e a renderlo particolarmente poi farraginoso, invece di spiegare quali sono queste competenze che servono.
Sappiamo, poi è chiaro che qui probabilmente noi dobbiamo fare un lavoro sugli uffici del personale. Gli uffici del personale, da questo punto di vista, sono deboli, sono ancora uffici amministrazione del personale, presenze, assenze, cessazioni, mi chiedo scusa, malattie. Buona lì. Ah, uffici disciplinari, chiedo scusa, mi sono dimenticato. E questo è un ufficio del personale HR. No? Guardate, gli uffici del personale di un'azienda privata è tutt'altra cosa. Tutt'altra cosa. Quindi c'è un cambiamento culturale di approccio nei confronti di questo, che significa appunto avere il fascicolo del lavoratore, aggiornarlo, spingere verso un aggiornamento continuo, favorire le mobilità, considerare la mobilità un valore, l'acquisizione delle competenze, certificare le competenze. E quindi, come dire, cambiare completamente la prospettiva, così come i piani di formazione, non possono essere i piani di formazione rivolti a tutti. Se ho una scarsità di risorse, occorre la capacità di prioritize, di individuare le priorità, prioritization, che è uno dei must del management, cioè individuare le priorità. Allora, le priorità sono, se ho, che ne so, mettiamo una regione del sud, che conosciamo poco, e che ancora ha problemi con il 118 per l'armonizzazione dei bilanci, problemi col codice appalti, problemi con i fondi europei e con l'informatizzazione, individuo quelle persone che per skills non sono, come dire, lontane, che hanno un gap non elevato da colmare, faccio l'individuazione delle prima competenze di base che hanno queste persone, individuo quelli che potranno partecipare per avere poi, come risultato della formazione, persone in grado di, piccole task force in grado di gestire bilanci, appalti, fondi europei e processi di digitalizzazione. Questo significa, no? Individuare le priorità e concentrare le risorse. Altrimenti devo fare il lavoro flat, per cui tutti devono partecipare al corso di formazione. Nell'emergenza non si può far tutti, possono partecipare ai corsi di formazione. Le risorse sono scarse e bisogna fare scegliere, che è il compito del manager. Scegliere, selezionare, individuare le priorità. Le priorità sono le competenze. Posso internalizzare? Riuscirò a internalizzare? No, mi rassegno. Vuol dire che io dovrò ricorrere sempre all'assistenza tecnica. Ma anche quando ricorri all'assistenza tecnica, devi avere qualcuno all'interno, due o tre persone che capiscano che cosa vai a comprare dall'esterno, che sappiano interloquire con il fornitore di consulenza e di assistenza, perché sennò altrimenti, come dire, hai un rapporto impari e subisci l'offerta del fornitore e non sei in grado di. Quindi, dicevo, è importante avere uffici del personale adeguati, attrezzati, con competenze. Quindi con competenze riguardanti il capitale umano, per la cura del capitale umano. Tenendo conto poi che la pubblica amministrazione, diversamente che dal settore privato, ha un problema. Che mentre il privato ha una flessibilità in uscita, che consiste in gran parte nell'articolo 18, importante, per cui può licenziare o ha strumenti di flessibilità in uscita molto più flessibili e più ampi ovviamente della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione quando assume per sempre. Che significa quando che assumo per sempre? Assumo per sempre significa lo assumo a 30 anni e quello mi rimane fino a 65-67. Che significa? Che significa che io devo porre maggiore attenzione al reclutamento, non minore. Paradossalmente devo metterci più tempo. Vedere un po', preparare bene il bando, fare scouting sul mercato del lavoro. Se in questo momento, se il settore privato da anni non trova alcune competenze tecniche, puoi tu immaginare pubblica amministrazione che arrivi lì, bellina bellina, oggi anch'io recluteremo grandi esperti e tecnici? No, soprattutto perché hai meno leve di quelle che ha il settore privato. No, in termini di inquadramenti. Poi abbiamo creato la quarta area, che però con i tempi nostri abbiamo affidato alla contrattazione collettiva, che dovrà trovare le risorse per fare i bandi sulla quarta area. A noi
la quarta area serviva ieri per poter inquadrare personale tecnico subito ed essere appetibili sul mercato. Se tu non paghi certi tecnici 2003-2005 netti mese, per intenderci, tu non li recluti né col brand reputation che ha la pubblica amministrazione, di essere lenta, di essere un carrozzone, di non formare le persone, di avere carriere per vecchiaia, per anzianità, di avere carriere lente, di non avere un welfare aziendale. Puoi mai attrarre i talenti se ti manca tutto? Sii realista. E allora chiaramente poi hanno fatto il bando per i professionisti, eccetera, eccetera, però pagandoli pure poco e quindi anche lì selezioni avverse. Beh, e il problema è che ha proprio delle difficoltà di fondo l'amministrazione con le competenze. Non capisce neanche il mercato del lavoro come funziona. Cioè, non è che il mercato del lavoro della PA sta su Marte e attorno c'è il mercato del lavoro normale. Noi facciamo parte del mercato del lavoro generale. Quindi se noi andiamo lì a chiedere più informatici, più statistici, dobbiamo scontrarci con chi cerca informatici, statistici, analista dei dati, esperti di intelligenza artificiale, di blockchain, che sono i privati che stanno cercando queste figure e le trovano e creano le academy e creano appunto scuole, collaborazioni con scuole e università per formare quelle competenze che non troviamo. Perché non troviamo? Cioè, non troviamo perché l'Italia ha il più basso numero di laureati nei paesi europei, siamo i penultimi, forse la Romania è l'ultimo, Malta, non mi ricordo più, però insomma siamo i penultimi, questo è sicuro. Abbiamo poi un abbandono scolastico, c'è un tema di demografia avversa, nei prossimi anni ce ne accorgeremo che vuol dire questo, demografia avversa nel mercato del lavoro. C'è un problema di bassa qualità degli studi, di percentuali di persone che scelgono le materie STEM, scientifiche, tecniche, matematiche, tecnologiche, eccetera. E quindi significa pochi giovani, pochi laureati, pochi STEM, quelle competenze tecniche specialistiche sono pochissime. Quindi hanno una forza sul mercato del lavoro maggiore, no? E noi dobbiamo avere, se noi vogliamo prendere quelle, dobbiamo essere attrezzati per prendere quelle competenze. Scopriamo le competenze. Un conto è assumere l'amministrativo in maniera generica, un conto è assumere un esperto di contabilità pubblica. Anche lì già comincia a fare il salto, no? Non riusciamo manco a volte a trovare esperti di bilancio dello Stato per fare i corsi sull'armonizzazione del 118, pensate un po'. E questo significa che le specializzazioni, le competenze contano, soprattutto perché non è soltanto teorica, ma anche pratica, fondata su anni di esperienze. E quindi questo è una rivoluzione culturale, soprattutto, non tanto normativa. Ora, ma lì scontiamo un ritardo pazzesco che possiamo vedere benissimo nelle norme, ma si serve una norma per ricordarti che se vuoi persone esperte devi mappare i titoli esperienziali e non soltanto il titolo di studio. Il titolo di laurea ti dice una cosa, ma il titolo esperienziale ti dice quanto hai lavorato, dove hai lavorato e che competenze hai acquisito in quegli anni di lavoro. Cioè, la scelta da fare la pubblica amministrazione è riuscire a strappare in questi mesi, che ne so, gli esperti di KPMG, gli esperti di Price, gli esperti di Deloitte, gli esperti di Ernst & Young. Quello doveva fare, perché sono pochi. Loro hanno un percorso di reclutamento, di selezione, di reclutamento, che cercano di prenderli e poi di farli crescere, sfruttandoli anche, ma per la logica del mercato. Ma noi non è che arriviamo bellini bellini, tiriamo la rete e pigliamo le competenze. Il nostro reclutamento è un reclutamento da pesca strascico. Cioè, gli buttiamo la rete a cubiglio video, scusate l'espressione è molto tecnica, cubiglio video, che si usa molto dalle mie parti. E non è così il reclutamento.
ma ne prendo 100, due, tre buoni ci saranno. No. Questo è il reclutamento degli anni passati. Vabbè, ma almeno una ventina, una decina, buoni ci saranno. Una volta si diceva così. Vabbè, non è più quell'era, è un'altra, e richiede uno sforzo importante, che parte proprio da lì, l'edificio persona parte anche dalla politica, quando condiziona il reclutamento in maniera cattiva. Recentemente per un concorso fatto dal Formes in una regione, è arrivato un assessore e ha detto ma molti non hanno superato il 21, non si può abbassare adesso questo punteggio, invece 21 scegliere 18? Cioè, durante un concorso, siccome molti non passavano al 21 e gli idonei erano molto di meno, qualcuno ha chiesto di abbassare durante il concorso da 21 a 18. Non è quello il punto. Se molte persone nei concorsi, come dire, sono concorsi pubblici, non sono molto preparati, non si sono, come dire, e non hanno passato, non hanno acquisito l'idoneità nei concorsi, è legata anche non solo alla scarsa preparazione degli ultimi anni, l'abbiamo registrato anche nei concorsi in magistratura, se avete letto sui giornali, no? Nel fare la prova scritta, ma anche nella scarsa motivazione. Se io scelgo la PA tanto perché è un posto, ma second best rispetto a quello che avrei voluto fare, dico vabbè, provo il concorso, ma neanche mi ci impegno tanto. Un conto è dire vado a fare il concorso nel posto che mi piace, quindi lì aspiro ad arrivare lì. C'ho motivazione, mi preparo di più. Ecco, c'è anche questo aspetto. Noi non attraiamo e spesso non tratteniamo i talenti. C'è un fenomeno, the great resignation, così chiamato, che è la grande dimissione, che sta toccando anche la PA, anche se con fenomeni diversi. Cioè, molta gente, un 20%, un 15%, poi si licenzia, perché dal nord vuole venire al sud, perché insomma sono alcune caratteristiche storiche, perché vuole qualcosa di meglio, perché ha visto che la PA non gli dà il lavoro agile come vorrebbe, perché non c'è welfare aziendale, perché alla fine dei conti non gli conviene, perché non gli piace il rattrista, perché il posto fisso è fisso ma è anche morto, eccetera, eccetera, eccetera. Poi anche questo è un fenomeno che andrebbe analizzato. Però ecco, non è facile lavorare sulle competenze, gestire le competenze. Cioè parlarne, se ne può parlare, ma poi la traduzione in azioni concrete significa fare uno sforzo importante. Ecco, non so se sono riuscito a coprire l'argomento che mi è stato assegnato. Ma secondo me molto, molto efficacemente, Francesco, non puoi vedere, poi partecipanti al seminario, ma diciamo i cenni di assenso, diciamo, su alcuni passaggi erano totali, diciamo, e convinti. Quindi veramente mi sembra anche questo, diciamo, densissimo di stimoli, e del resto anche riversato il senso operativo della grande conoscenza che tu hai dell'amministrazione pubblica italiana e di quella centrale in particolare. Io inizierei subito con una domanda che ti voglio fare io, e poi nel frattempo, diciamo, si preparano gli altri che vogliono in qualche modo fare anche altre domande a te, così come alla professoressa Violini possiamo ovviamente unificare anche il dibattito. Tu hai posto un tema che a me sta molto a cuore. Io ieri nella intro a questo seminario ho riportato un esempio molto concreto. Durante la pandemia la regione in cui lavoro, come tu sai, la Regione Sicilia, ha operato una riprogrammazione del programma operativo del Fondo Sociale Europeo, riprogrammazione poi ovviamente approvata dall'Unione Europea, con la quale destinava 100 milioni di euro del programma. Noi siamo una regione, noi intendo la Sicilia, una regione obiettivo convergenza, quindi con un sistema di fondi, diciamo, estremamente strutturato, e quindi 100 milioni di euro sono stati riprogrammati per essere attribuiti ai comuni siciliani per rispondere alle esigenze di immediato bisogno, quindi bisogno di tipo alimentare, bisogno di nuove situazioni di povertà emergenti all'esito dell'impatto della pandemia su una serie di problematiche lavorative, il commercio, eccetera. Ebbene, ciò che è accaduto è che 50 milioni di euro di questi 100 non sono stati spesi, perché
proprio per quel fenomeno di fuga dalla competenza. La gran parte dei comuni si è sottratta, così come ci si può sottrarre quasi di fronte al diavolo, alla possibilità di utilizzare questi fondi, perché l'idea di cimentarsi, di fare cimentare il proprio personale, consideriamo che tanti comuni, diciamo, sono strutture amministrative veramente fragili, misurarsi con le norme sulla rendicontazione del Fondo Sociale Europeo, con la conoscenza informatica dei sistemi, con le responsabilità del REO, del RIO, tutti acronimi ovviamente con cui bisogna... E io dico questo con grande dolore, perché siccome nel mio percorso professionale sono stato anche autorità di gestione del programma, diciamo, capisco che questo tocca un nervo scoperto che tu hai ricordato, e quindi pone sul tema, e questo è il tema che vorrei fare oggetto della mia domanda, la questione del rapporto con l'assistenza tecnica. Perché è vero che oggi le assistenze tecniche, tutti i programmi europei le prevedono ordinariamente, addirittura impongono a chi fra i programmi europei di destinare un'asse del programma con significative risorse all'assistenza tecnica. Quindi non è più un evento eventuale e incerto l'utilizzo dell'assistenza tecnica. Però per un verso, tante volte è vero quello che tu hai detto, si registra un apporto sostitutivo dell'assistenza tecnica rispetto ad uffici che non riescono a funzionare. Amministrazione di manodopera. Esattamente. Oppure diciamo, la possibilità di rendere effettivamente fruttuoso questo apporto laddove all'interno dell'amministrazione esiste qualche competenza professionale in grado di orientare, così come il committente deve sapere fare, l'attività che l'assistenza tecnica ti deve rendere, perché siccome è un'attività pagata, è pagata anche profumatamente, diciamo, utilizzare poi l'assistenza tecnica per non ottenere quel plus di competenza, di risorse, cioè, rischia di essere veramente fallimentare. Ma io la domanda la voglio fare in materia, in una forma anche un po' provocatoria, senza ovviamente evocare scenari e dietrologie, perché tante volte questo dibattito è stato presente anche sulla stampa specializzata, quasi ad evocare l'idea di volere programmaticamente lasciare l'amministrazione pubblica in condizioni, diciamo, di disagio, in deficit di competenze totali, proprio per dischiudere un'autostrada, diciamo, al sistema delle assistenze tecniche, un sistema abbastanza strutturato. Ora, io ovviamente non alimento, diciamo, la dietrologia, però mi sembra, proprio anche alla luce di quello che tu ricordavi, un tema importante. Allora, è possibile recuperare un rapporto virtuoso con le assistenze tecniche, che per un verso non sia di mera sostituzione e che richiami ciascuno al suo compito? Ecco, questa è la domanda. Sì, Salvo, non solo è possibile, cioè in teoria dovrebbe essere auspicabile e necessario, ma questo vale per qualsiasi esternalizzazione, perché abbiamo bisogno di committenti consapevoli e in grado di sapere quello che compri, quello che ti danno, quello che ti devono dare, eccetera. Il problema è che parliamo di realtà molto povere, molto deboli e fragili, che appena arriva una persona gli fanno fare di tutto. Magari, siccome magari non è high skilled per fare il progetto avanzato, non c'è un contesto che capisce qual è il valore aggiunto di quel progetto avanzato, ci dai una mano a risolvere un po' di arretrato? Ora la rendo un po' così paradossale, ma non troppo lontana purtroppo dalla realtà. E che anche quando esternalizzi, l'esternalizzazione non è una abdicazione. Per noi l'esternalizzazione è stata abdicare, che significa non controllare più quello. Esternalizzare significa tu devi avere all'interno delle competenze che siano in grado di parlare con qualcuno che... Cioè, se tu compri roba informatica, devi avere qualcuno all'interno che capisce che cosa che ti vendono. Lo stesso l'assistenza te, che sai cosa chiedergli, che cosa devi fare rispetto a questo. E lì il problema è la debolezza delle strutture dell'amministrazione. Non siamo, cioè, dire, l'amministrazione non è tutto uguale. Ci sono amministrazioni più forti e meno forti. Questa forza è legata a tanti fattori. Il cattivo reclutamento degli anni passati, no? Incide, diciamolo chiaramente e onestamente, un po' di verità storica male non fa.
certi meridionalisti che vanno a dire il sud è sempre stato maltrattato con i soldi. Forse in un'epoca storica, no, è un problema che il sud non è stato abituato alla buona governance, al buon governo. Ora, non so se posso condividere. Sì, mi pare di sì. Sì, si può. Vado. Nella mia casella di posta elettronica. Vabbè. Guardate i dati, non so se si leggono. Leggili tu. Aspetto un po', vediamo se riesco ad aprire la percentuale. Forse sì. Si vedono? Sì. Deve alzare un attimo la schermata. Sì, ora okay. Provo. Ok. Guarda dove sono concentrati i comuni. Questo qui è un dato del Ministero dell'Interno che è formalizzato, cioè quando proprio è certificato. Dove sono concentrate le amministrazioni in dissesto e predissesto? Vi dico anche che le amministrazioni vengono dichiarate in dissesto e predissesto quando non puoi più, non riesci più a nascondere il dato reale. Cioè già solitamente in base a degli studi effettuati, già 6 anni prima della dichiarazione di dissesto e predissesto tu dovresti dichiarare e mandare un allarme e segnalare che quel comune sta per fallire. Cioè noi abbiamo comuni che hanno dovuto comunicare attraverso l'ANCI che non possono applicare la norma nazionale sull'aumento degli stipendi agli amministratori locali. Sapete che l'ultima norma, questa è una norma nazionale che ha aumentato i compensi per i consiglieri comunali e per i sindaci, perché c'è il rischio di non trovare sindaci e amministratori. I comuni stessi hanno detto noi non rinnoviamo il contratto collettivo nazionale perché non abbiamo i soldi per pagare gli stipendi. Cioè gli incrementi del rinnovo. Se noi non prendiamo consapevolezza di questa fragilità e la nascondiamo ogni volta sotto il tappeto, ma poi esce. Poi la possiamo chiamare, poi possiamo fare tutti i battiti che vogliamo, ma noi che siamo dei tecnici dobbiamo essere consapevoli e anche provare a dire la verità su questo e conseguentemente non per andare a fare, però per dire anche attenzione realisticamente quello che può fare e che non può fare. Lo Stato debole cosa ha fatto ultimamente? Ha scaricato tutto sulla regione e sugli enti locali, non riuscendo neanche a attivare un'azione di monitoraggio e di warning e gli alert e gli interventi sussidiari e sostitutivi, perché ormai oggi non ci troviamo né un regionalismo forte e maturo, ma soprattutto abbiamo perso lo Stato. Se no con decreti legge, ma lì è facile. Questi sono altri dati. La Sicilia è prima. Campania, ovviamente questi dati moltiplicateli per 2 per 3. Certo, perché questo è ciò che emerge ufficialmente, poi c'è una quantità di sommerso. Bravo Salvo, esatto. Questi dati che significa che in Sicilia che ha quanti comuni ha? 400? Sì, 300. Appunto. Enti in predissesto. Ma dall'altro voglio ricordare che la recente campagna elettorale per il rinnovo dell'amministrazione comunale di Palermo si è molto basata sul confronto sulla condizione di predissesto di Palermo. Certo. Nel senso che il Consiglio Comunale uscente non ha voluto votare un piano che l'amministrazione aveva proposto con l'incremento di tutte le aliquote, gli addizionali IRPEF e quant'altro, finalizzato a un piano di riequilibrio che era la condizione necessaria per evitare la dichiarazione di dissesto e concludere i 35 anni di era Orlando consegnando al suo successore un comune formalmente in dissesto. Questa è la realtà. Perché per anni, ecco come dicevo io, per anni, nei 5-6 anni o 10 anni prima, partono tutta una serie di azioni volte a nascondere la polvere sotto il tappeto.
Quello che noi vediamo quando c'è la dichiarazione ufficiale è già un malessere che è registrabile già 10 anni prima, con i famosi crediti esigibili, inesigibili, con i debiti. La risposta più importante che hai dato alla mia domanda è questa, cioè passare ad un approccio culturale in cui l'esternalizzazione non è un'abdicazione della competenza. Questa mi sembra una cosa molto interessante, anche perché occorre rimanere dotti sul fatto che comunque anche da un punto di vista giuridico formale la titolarità del procedimento alla fine sempre in capo all'amministrazione rimane. Non è che se tu sei chiamato in qualsiasi sede a rispondere dell'operato dell'APA ti puoi presentare dicendo che ha fatto tutto l'assistenza tecnica. Perché l'assistenza tecnica sì, ha fatto tutto, ma essenzialmente non assume alcuna responsabilità se non quella della diligenza del mandatario a termini del codice civile, diciamo, necessario per corrispondere al rapporto di committenza adeguatamente. Allora no, volevo ringraziare Francesco perché effettivamente è molto lucido. Io potrei solo andare sopra con esempi sull'università, uno lo faccio perché comunque il DM 352 351-352 fa un'operazione che potrebbe anche avere un senso, quello soprattutto di incentivare la creazione di sorte di scuole per la pubblica amministrazione collegate all'università, no? Attribuendo un numero fisso di borse per fare dottorati in collaborazione con la PA. Quindi di per sé alcune cose, diciamo così, il governo sta cercando un po' di mettere qualche rimedio, no? Noi in statale abbiamo fatto adesso il dottorato industriale, 22 borse per questo, insomma tutta una serie di attività, tutte fatte in fretta e furia, perché sappiamo che questa è la caratura del PNRR, bisogna far tutto subito e poi sul bene o il meglio lo vedremo. Quindi c'è, però che tu oggi programmi dei dottorati di ricerca in collaborazione con la pubblica amministrazione per creare personale che abbia una dignitosa preparazione, comporta rendersi conto che questa operazione ha quanto minimo 3 anni di latenza per poi dare dei risultati, ma probabilmente anche molti di più, perché il tema che veniva evocato, cioè che la competenza non è che la si acquisisce solo facendo il dottorato, ma si acquisisce nel tempo, è di fondamentale importanza. E, però appunto adesso evidentemente poi i temi si sono un po' sovrapposti, c'è anche questo tema che adesso è stato, quindi voglio dire la latenza nella preparazione del personale che consenta poi di arrivare a una riqualificazione nell'ambito della pubblica amministrazione è evidente che richiede tempo e che noi non siamo neanche agli inizi, anche perché io credo che partire dai dottorati di ricerca sia quantomeno, lo dicevo ieri con Salvo, sia come voler far planare un elicottero su una palude, no? Cioè se non ci sono le competenze di base, tu mi spieghi che arriva il dottorato, il dottorando, dottorato, PhD X su una struttura amministrativa che non sa fare l'acqua al bicchiere. Effettivamente qualche problema probabilmente lo si crea. Evidentemente qui si sta, ecco, si evita di creare, io credo che deve essere un tema che va posto, le fasce di bisogno di competenza. Cioè non si può pensare di fare gli interventi sui dottorati senza sapere quante persone servono sul tema della data analisi, sul tema della valutazione, che poi sono i temi che sappiamo tutti l'amministrazione dovrebbe attivare. Ma questo ancora una volta è una debolezza dello Stato centrale, perché noi ci chiamiamo brillantemente Fondazione per la Sussidiarietà e forse a qualcuno evoca l'idea che la sussidiarietà comporti un fai da te, un bricolage localizzato, ma è un ripensamento del senso del potere centrale che dà senso alla sussidiarietà. Fin dagli anni 90, no, ma fin dai primi anni 2000 si diceva la sussidiarietà è come un ventaglio, se tu puoi aprire alla realtà locale, ma se non hai qualcuno che tiene in mano il punto di uscita del ventaglio, tu alla fine ti trovi invece che un ventaglio una serie di singole stecche che non hanno nessun senso. Quindi direi che su questo, più che ridirlo, con la pazienza di chissà
quali sono i tempi della storia, evidentemente non possiamo fare. Ma il tema della riqualificazione dello Stato centrale a me pare che sia forse in questo momento il più grave, perché alla fine le amministrazioni centrali, le amministrazioni locali e anche regionali forse qualcosa possono cominciare a fare in via di bricolage, ma lo Stato centrale, se qualcuno non ci mette mano, è un disastro. E non ci stanno mettendo mano dalle Bassanini, ricordiamoci, è 1997, perché è stato l'ultimo tentativo di riformare lo Stato centrale. E quindi cosa si fa? Si crea la struttura parallela, no? Perché sul PNRR cosa hanno fatto? La cabina di regia e tutto il decreto legislativo 77 per far sì che si potesse, come dire, puntellare con una infrastruttura esterna la casa che ha delle difficoltà latenti. Quindi io su questo sono appunto molto d'accordo. Volevo solo appunto fare l'esempio dei dottorati, non che la gente non ci si metta, figuriamoci, cosa vuoi fare quando sei che la barca sta affondando, rimbocchi le maniche e cominci a mettere su pezze, però sono pezze che molto spesso poi si scontrano con lo status quo, e lo status quo non, in rarissimi casi è disponibile a cambiare, perché i dottorati tradizionali, quando hanno visto arrivare tutto il suo po' di vendivio di borse di dottorato, cosa hanno fatto? Se lo sono semplicemente fagocitato al loro interno, e quindi è molto difficile rompere questa logica dello status quo per arrivare a elementi formativi che abbiano un senso. Basta, volevo semplicemente per adesso poi il senso della domanda e di ringraziare dell'intervento, che è stato veramente illuminante, e anche provare a capire se ci sono elementi normativi che potrebbero un po' facilitare sul piano pratico, perché alla fine noi qui siamo tutta gente che poi lavora alle mani in pasta nell'amministrazione senza vedere, no? Cioè, cercando di individuare anche degli strumenti, magari minimali, ma che possano aiutare lo sviluppo. Sul tema delle competenze tecniche, tutto quello che è stato detto è vero, verissimo. Non c'è, tra l'altro, nessun controllo sui margini di guadagno che queste assistenti tecniche fanno rispetto alle commesse che hanno. Zero valore. E sappiamo tutti quali sono queste percentuali. E questo anche nelle regioni super efficienti, quindi non è che sia una questione di alcune regioni e di altre no. Cosa fare? Un po' diffondere il verbum domini. Io sono totalmente convinta che non ci sia un problema di illegalità, no? Che è tutto straordinariamente legale, ma altrettanto straordinariamente dannoso, perché l'effetto è la rinuncia a un ruolo del pubblico che fondazione per la sussidiarietà non è fondazione per l'anarchia, ma è fondazione perché ci sia un percorso di costruzione di strumenti anche sul piano della sussidiarietà verticale che possano portare, chiamala leale cooperazione, chiamala cooperazione solidale, chiamala coprogettazione, chiamala tutto quello che vuoi, però che sia un percorso verso un miglioramento effettivo dello stato dell'arte, perché questo è quello che i cittadini chiedono, e penso che se non glielo daremo anche la politica, che adesso andrà a chiedere i voti, dovrà in qualche modo forse rispondere. Sì, grazie Lorenza, hai detto le cose molto importanti, cioè probabilmente noi abbiamo affrontato il nostro regionalismo inseguendo una moda, ma senza capire bene lo stato di salute delle nostre amministrazioni. Il regionalismo è diventato un modo per distribuire, ma quasi nascondere le responsabilità. Non è da distribuire, ma a un certo punto nascondere le responsabilità. Si è pensato anche che il centro dovesse scomparire, è un errore pazzesco, cioè nel regionalismo il centro non scompare, il centro deve essere forte e autorevole, capace anche di bastonare, fermare, ma questo dipende anche da chi interpreta certi ruoli. Quando si è stato di commissariare le regioni per la sanità, l'hanno commissariate. Così qualche volta con i rifiuti, ma il resto non si fa, si è fatto raramente.
un intervento, come dire, di warning, di alert, sostitutivo o di appunto nudge, spinta gentile, non si è fatto. Come sempre con quell'approccio politico, ma creiamo un problema al sindaco, creiamo un problema al partito di, perché poi il sottosegretario delegato o il ministro delegato viene chiamato al gruppo e dice no, mi raccomando, aiuto quel comune perché poi hanno le elezioni, eccetera, eccetera. Se lo Stato non svolge questo ruolo, è ovvio che c'è gendarme dei livelli essenziali delle prestazioni, dei LEP, dei standard di qualità, non svolge questo ruolo sussidiario, come dicevi giustamente tu, Lorenza, di intervento sostitutivo, è chiaro che poi accade di tutto e le disparità nord, centro, sud aumentano, non diminuiscono. Questo è il punto, ma poi le disparità anche possono essere diverse. È ovvio che questo non va bene. C'è l'idea che il centro non debba esserci, anzi c'è un centro più forte, più autorevole. Noi abbiamo avuto un centro invece che, come io, negli ultimi 4 anni ho conosciuto 3 ministri dell'economia, il presidente dell'OIV del MEF, 3 ministri della pubblica amministrazione per parlare di riforme della PA e così via. In 4 anni 3 ministri. Che tipo di come dire, consolidamento delle attività o di programmazione, altro che programmazione triennale, noi ci faremo anche quella annuale con questo, no? E questo la governance poi elettorale non aiuta. Infatti poi si vede anche nella salute delle regioni più o meno stabili hanno performance diverse. Più instabilità c'è, più la performance è negativa. Più stabilità c'è, più la performance aumenta. Non è soltanto, come dire, un unico elemento di causalità, c'è una correlazione, ma ci sono tanti fattori, ma incide in maniera importante. Dobbiamo, come tecnici, dobbiamo aiutare a fare un'operazione verità, non nascondere la verità. Probabilmente anche a classificare le amministrazioni per livelli di capacità. Per livelli di capacità amministrativa e dire alcune hanno bisogno di più sussidiarietà, di meno sussidiarietà, di più supporto, meno supporto. Alcune possono fare alcune cose, altre no. Cioè, io prendo l'esempio, mi occupo di fondi pensione. La normativa sui fondi pensione, i fondi pensione, sapete, accumulano ovviamente contribuzione, a volte obbligatoria, a volte volontaria, per poi, come dire, investire questa contribuzione per aumentare i montanti contributivi e anche le prestazioni. Gli investimenti che possono fare questi fondi pensione non sono uguali per tutti, dipende dal livello di capacità della struttura. Se un fondo pensione è ben strutturato, quindi ha un ufficio investimenti qualificato con dentro alcune numero di esperti, con un track record, si chiama, con una somma di esperienza è importante, allora può investire anche in strumenti come il private equity, private debt, investimenti anche con un tasso di volatilità e di rischio più elevato. Se sei un ente piccolino che non ha competenza all'interno, non puoi fare certe cose, certi investimenti. Ora, mutatis mutandis, senza appunto nascondere tutto ipocritamente, non è vero, siamo tutti adeguati, attrezzati per orgoglio. Probabilmente dobbiamo dire che alcune amministrazioni fragili, lo stato di salute e di benessere di un'amministrazione la possiamo conoscere. I dati ci sono, basta utilizzarli. Il problema è che noi non li utilizziamo i dati, li nascondiamo i dati o li ignoriamo i dati. Basterebbe prendere i dati, quelli lì che ho mostrato prima, veri, arricchendoli di verità, diciamo così, più quelli sul personale, sulla qualità del personale, sui titoli del personale, dicendo beh, questo ce la fa, questo non ce la fa. Perché altrimenti no, qualsiasi bando, qualsiasi fondo, qualsiasi progetto, qualsiasi opportunità non farà altro che confermare la differenza tra chi è capace e chi non è capace, ma la capacità, non la capacità in senso, come la diciamo volgarmente noi, la capacità tecnica di fare una cosa. E non farà altro che confermare sempre la stessa cosa. Non è capace, tecnicamente non può farlo, tecnicamente può farlo.
Bene, mi sembra interessante, hai aggiunto anche parecchia carne al fuoco. C'è ora un altro intervento, quindi gli cederò rapidamente lo schermo. È l'ingegnere Michelini, che forse tu non hai avuto modo di conoscere nelle iniziative della Fondazione. Lui è il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Genova, e la sua esperienza più recente e significativa è stata quella di essere il RUP per la ricostruzione del Ponte Morandi. Noi semplicemente abbiamo applicato diretto il, come se fosse una norma self-executing, che secondo me è anche la direttiva comunitaria 2014-24 UE, e le linee guida della stessa Commissione europea si possono scaricare dal sito, sono del 2018, basta seguirle. Dove in queste linee guida c'è anche l'istruzione per i piccoli comuni. C'è il fatto che debbano comunicare e avere delle sinergie con le associazioni di categoria, con gli ordini professionali, direttamente anche con gli operatori economici. Lo dice l'Europa. Noi in Italia, a me ha detto un sindaco di un piccolo comune, sì, certo, alla quarta telefonata arriva la Guardia di Finanza e mi arresta. Dico, ma per cosa? È per paura che da queste telefonate sorga un potenziale crimine, conflitto di interesse. Ma veramente non è così, lo dicono le guide. Comunque vorrei arrivare al punto, visto che sono un tecnico e rappresento anche i tecnici, io vorrei leggere pagina, giusto per arrivare anche a una conclusione, perché è giusto discutere, è giusto, però poi alla fine non vorrei che, insomma, mi ricordo d'un brome consulitur saguntum espugnato, quindi magari, ecco, alla fine provo da tecnico a dare. Pagina 51 del PNRR, dove c'è scritto: ai fini della realizzazione dei progetti del PNRR possono essere conclusi accordi con l'università, centri di alta formazione e ordini professionali per favorire la selezione e l'assunzione rapida dei migliori profili specialistici. Ne abbiamo parlato prima, per me è oro quello che ho sentito fino ad oggi, anzi grazie degli interventi, competenza, sussidiarietà, leale collaborazione fra enti, e in questo caso qua vorrei dire rivalutazione anche dei corpi interventi dello Stato, che probabilmente si è deciso di limitarne. Allora ecco, qui compaiono gli ordini professionali, compare l'università, per favorire l'assunzione dei profili specialistici, come già sta avvenendo nel settore sanitario per far fronte alla pandemia. Poi dice: tramite procedure analoghe, sempre con gli ordini professionali, università, centri di alta formazione, viene selezionato un pool di esperti multidisciplinari per il supporto tecnico delle amministrazioni, l'argomento di oggi, centrali e locali, nell'implementazione degli investimenti. A livello centrale non sono solo nazionali ingegneri con la rete professioni tecniche, abbiamo provveduto, è noto. A livello invece territoriale, periferico, decentrato, come dice il PNRR, posso dire dalla mia esperienza personale che questo non sta avvenendo. Io, come presidente di un ordine di 5.000 iscritti, un ordine all'ordine di ingegneri, quindi diciamo a livello tecnico siamo l'ordine che addirittura, se uno va a vedere, se uno digita su Google si può dire, vabbè, sul motore di ricerca, e poi se no si pensa che sul motore di ricerca, ingegneri Regio Decreto 1925, viene fuori la nostra norma istitutiva, il regolamento, che è del 23, una legge, il regolamento. All'articolo 37, per curiosità, trova che l'ordine degli ingegneri e degli architetti, all'epoca eravamo insieme, dà i pareri richiesti alla pubblica amministrazione sugli argomenti di competenza. Sono questi gli argomenti, sono questi i pareri. Quindi quello che c'è scritto nel PNRR effettivamente è la fotocopia di quello che c'era nel Regio Decreto del 25. Ma quando ci chiamano, a me sono capitate due cose, adesso la metto così anche per ridere. La prima, che quando abbiamo dato il parere, la risposta è stata: ma scusi ingegnere, a sto punto ci dice che il lavoro noi lo possiamo fare. Sì, che ci sono anche i soldi. Sì, ma noi abbiamo paura. Ma di cosa, scusi? Abbiamo paura di tutte le responsabilità connesse. Chi incarichiamo come RUP? Abbiamo un geometra e basta, come ufficio tecnico. Sarà in grado? Sarà all'altezza? E sto qui ansimava addirittura al pensiero di diventare responsabile unico del procedimento e del rifacimento, ma era un ponticello, era anche una roba enorme. Ecco. Però la paura, dico, ma scusi, ma di che cosa ha paura? Ha studiato, è bravo lei. Ma io non ho paura, io so benissimo come dimensionare un cavo elettrico, come dimensionare una muratura. Il mio problema è quando verrò giudicato per quello che ho fatto e per quello che non ho fatto. E mi ha un po' colpito sta cosa, cioè la paura del giudizio. Allora cosa mettiamo in atto? Dei
degli atteggiamenti di natura preventiva, ce la ricordiamo, però la medicina preventiva non ha portato a nulla, hanno dovuto fare la legge Gelli, mi pare che sia intervenuto. Ecco, non vorrei che si sviluppasse l'ingegneria preventiva, questo io come rappresentante di un ordine professionale non è deontologicamente corretto, l'ingegnere deve fare certe cose. Ecco, arrivo al punto dopo i ringraziamenti. Questi due, questa pagina del PNRR, mi farebbe piacere portarla alla conoscenza anche di molti enti pubblici, perché alcuni mi hanno detto, vabbè, quella di prima è vera, una storia vera, la paura. La seconda, ma qua c'è scritto può, non devo. Anche questo mi ha lasciato veramente, dico, ma in che senso, scusi, tutte le volte che c'è una norma che le dice può, lei quindi ergo non faccio? Guardi che però se questa norma dice può e lei non fa e dà un danno alla sua amministrazione, io sono un ingegnere, non sono un giurista, però mi sembra che sia evidente che se lei aveva uno strumento di misura, non l'ha usato e ha dato danno all'amministrazione, perché non l'ha usato? Ah, quindi c'è una responsabilità se non faccio, allora dai, facciamolo. Ma sempre legato a un discorso di come uscire, come tutelarmi da eventuali responsabilità. E bisognerebbe fare un salto in avanti, portare sulla passione, sulla voglia, sull'obiettivo, sulla voglia di realizzare l'opera, non tanto su come adempiere a un obbligo normativo, a un obbligo legato al nostro contratto di lavoro, giusto per non essere soggetto a sanzione, per essere a posto. Ecco, quando dice ma è a posto con le carte, quali carte? C'è la digitalizzazione, non sono più le carte, ma no, con la burocrazia. Ecco. Di nuovo, questi due punti sono fondamentali. Secondo me bisognerebbe prendere questa pagina PNRR e veramente portarla a livello mediatico, perché penso non sia conosciuta tante volte, anche spiegarla che se non la segui sono problemi. Altrimenti ci ritroveremo fra un anno con tanti bei commissari, io probabilmente farò parte del gruppo dei commissari per fare ciò che localmente non si è riuscito a fare, perché il governo centrale, a livello centrale ci sono dei luminari, ci sono a livello locale che mi preoccupa il piccolo comune. L'ultima cosa, così giusto per fare per metterlo un po' sulla simpatia, io ho partecipato, ho fatto i saluti, io faccio i saluti vestiti, cioè nel senso che faccio il saluto, poi dopo lo vesto con qualcosa di particolare. Era un convegno a Genova che si chiama DET, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Genova. Io sono un cultore di ingegneria e diritto, perché l'ingegneria da sola, il diritto da soli, vanno verso strade che possono anche portare non a qualcosa di concreto, ingegneria e diritto insieme è il futuro. Non a caso ho due figli, uno che si è iscritto a ingegneria navale, l'altro che si sta iscrivendo a giurisprudenza. E questo DET, che è diritto, etica e tecnologia, mi è stato domandato perché c'è l'intelligenza artificiale. Della soluzione di tutti i problemi di oggi è l'intelligenza artificiale. Il giudice robot, il giudice macchina, il pubblico dirigente robot, macchina, no? Se siamo dei meri esecutori d'ordini e l'ordine lo dà un codice, tra l'altro codice di calcolo, lo fanno gli ingegneri informatici, codice civile, io dico al computer cosa fare, lui lo fa, è un certo, fattispecie astratta, ci sono proprio tutti i connotati della norma, è un atto normativo il nostro progetto, un codice, semplicemente tante volte non lo sappiamo. E io mi sono presentato e ho detto intelligenza artificiale, sì, può aiutare, perché abbiamo parlato prima dell'apporto tecnologico, della tecnologia, il supporto tecnologico, ma noi sappiamo quello che chiediamo. Mi ha fatto molto piacere questo intervento dove noi internamente alla PA dobbiamo sapere cosa chiediamo. Una volta mi è stato dato un incarico, procedere per quanto di competenza secondo le esigenze dell'amministrazione, nel rispetto della legge, nei tempi e nei modi ivi previsti. Io, scusi, non ho capito qual è la mia obbligazione, cioè cosa devo fare? Deve fare quello che ci serve, perché lei è il tecnico. Dico, lei continua a non capire, se non capisce lei che è un ingegnere siamo a posto. Cioè, a volte proprio non c'è possibilità, io parlo in una lingua e dall'altra parte si parla in un'altra lingua. Ecco, sono breve, poi se no faccio una cosa lunga, però è simpatica questa. Si parlava di intelligenza artificiale, che è uno dei metodi di soluzione, e aspettiamocelo per il futuro, perché quando mi dicono a livello di ordine, a livello di università, quali sono gli skill, quali sono i requisiti di competenza attualmente, mi interessano quelli che saranno richiesti fra 5-6 anni, perché gli iscritti di oggi diventano ingegneri fra 6 anni, non domani mattina. Quindi vediamo cosa, fra 6 anni servirà sta cosa. E dice, ma come fai? Scrivo, se faccio questo, cosa qua? Schiaccio qua. Intelligenza artificiale, definizione.
In base al sito europarl.europa.eu, l'intelligenza artificiale è l'abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la creatività. La creatività? Ecco, aspettiamoci questo. Noi siamo nel pieno dell'intelligenza artificiale. Il ministro... Ecco, a parte che potremmo essere noi stessi artificiali, non si sa, io nel senso, qui. Bene, la creatività, cioè una macchina che apprende, impara e modifica il proprio codice di calcolo. Quando raggiungerà la maggiore età e non sarà più responsabile il programmatore di un errore? Cioè un bisturi che a un certo punto parte e opera in modo autonomo, disconoscendo la mano del chirurgo. Ecco, queste cose qua perché le faccio vedere? Perché devono far parte di una cultura generale che deve diventare parte integrante anche della pubblica amministrazione. Nel privato non c'è, quindi non tiriamo fuori la pubblica amministrazione indietro, no, sono indietro tutti da questo punto di vista, siamo indietro tutti. Noi pensiamo sempre alla tecnologia come un supporto d'ordine, come un nudus minister del programmatore, la macchina, cioè che fa quello che dice il programmatore. Il futuro è quello che ho fatto ascoltare. Il futuro è di una macchina che autoapprende e potrà anche decidere autonomamente, come le auto, no? Che quando farò il CID di un incidente scendo, buongiorno, e non c'è nessuno alla guida, e non c'è nessuno neanche come passeggero, è un taxi che è partito dalla rimessa e con guida totalmente autonoma sta andando a prendere un signore. Dico, ma chi me lo firma il modulo di constatazione? Ecco, queste sono le sfide, quelle importanti del futuro, quelle di cui secondo me anche si parla un po' poco. Perché noi pensiamo sempre al supporto tecnologico per aggiustare la presa, per sapere come inserire i dati in un computer, per far funzionare la macchina quando va in crash. E lì veniamo presi molto in giro dai miei colleghi, anche lo posso dire, nel senso che se io non so quello che chiedo, non so nulla di quello che prima era stato detto chiaramente, io non posso valutare la qualità di chi mi sta offrendo il servizio, se è proporzionata al prezzo che pago, se è sproporzionato, se addirittura è totale incompetenza. Perché? Perché se non siamo in grado di giudicarlo, perché non abbiamo la competenza interna, tant'è che la esternalizziamo. Quindi bisognerebbe arrivarci progressivamente all'esternalizzazione. Va bene, va benissimo, non sono, però insomma arrivarci anche quando abbiamo anidar. Quindi magari sarebbe interessante a queste società esterne che offrono tecnologia in primis di farci insegnare, cioè di creare un linguaggio comune in modo che noi impariamo prima a capire loro, poi ci facciamo mettere a posto la macchina, poi passiamo all'aspetto tecnico, ma deve esserci sempre un aspetto iniziale. Quindi ringrazio tantissimo, sono onorato, orgoglioso di essere qua e niente, la mia domanda è, quando portiamo avanti questa pagina del PNRR? Bene, adesso c'è un'altra domanda, andiamo avanti, con Rosa Maria Benevento della Regione Basilicata, che tra l'altro è la regione che sta ospitando questo seminario. Eccomi. Io... diciamo, vorrei, ho condiviso moltissimo tanto l'analisi di Francesco Verbaro che anche gli altri interventi che hanno preceduto, ma mi aggancio subito a quello immediatamente precedente, no, di Maurizio Michelini adesso. Cioè, Maurizio parlava di un supporto tecnologico che non può sostituire la creatività della persona e la responsabilità della persona, no? Ma la stessa cosa è identica anche in ambito amministrativo. Non c'è legge perfetta che tenga, che ci possa esimere invece da un'assunzione di responsabilità rispetto all'obiettivo. E Maurizio poco fa parlava anche di... diceva a un certo punto, insomma, bisogna, raccontando un po' questi episodi, dice, chiamiamoli così, folcloristici, che, con cui facciamo i conti tutti i giorni, no? Sul può utilizzare questo strumento o deve, no? E dove subentra il può nel testo giuridico, c'è il terrore della responsabilità, della firma, del giudizio, eccetera, eccetera. E Maurizio poco fa diceva bisogna puntare sulla motivazione, bisogna puntare sull'obiettivo, perché
Io ricordo la presentazione di un libro dell'attuale ministro Marta Cartabia, mi pare che si chiamasse la legge di Re Salomone, dove lei esordiva con questa passione, questo grande entusiasmo che era stato suscitato in lei dalla Costituzione americana, dall'articolo 1, in cui si parlava del diritto addirittura alla felicità di tutti e all'uguaglianza di tutti davanti alla legge, e poi subito dopo commentava: ci sono voluti una guerra di successione, 100 anni di guerra all'apartheid, perché questa legge potesse effettivamente cominciare ad essere osservata, condivisa, perché quando studiavo diritto la prima cosa che ci insegnano è che se una legge è irragionevole o non corrisponde alla sensibilità e alla cultura del tempo, semplicemente non viene applicata, no? Quindi diciamo la questione, le domande che io volevo porre sono stata molto provocata dal suo intervento. Noi quindi dobbiamo sapere che l'intervento, lo diceva anche lei poco fa, l'intervento legislativo non cambia la realtà, no? Ma anche tutta la questione dell'opportunità e dei tempi molto stretti posti dal PNRR ci impongono invece come cambiare le ruote in corsa, no? alla macchina. Ma questo non può, cioè questo è un rischio molto serio, cioè nel senso che è vero che è un'opportunità che noi non possiamo non cogliere, che non possiamo permetterci di perdere, però è come se si riducesse poi tutto quello che riguarda l'assetto della pubblica amministrazione, l'impatto che ha sulla vita dei cittadini, semplicemente all'adeguatezza e alla capacità di spesa che assolutamente dobbiamo avere e qualificare e farlo in tempi brevi, entro il 2026. Ma la questione della pubblica amministrazione, della riforma della pubblica amministrazione, non è solo una questione di norme, di bandi per i tecnici, molti dei quali abbiamo visti deserti, cioè le questioni fondamentali nella gestione delle risorse umane che sono al centro della pubblica amministrazione sono quelle che poneva lei nelle modalità di reclutamento, nella capacità del sistema universitario di formare dei profili come quelli di cui parlava, dei profili misti, ibridi, no? Come quelli di cui parlava Maurizio poco fa. Lui diceva di avere due figli, uno fa ingegneria, uno fa giurisprudenza, ma la realtà è che dovrebbero essere due in uno, cioè dovrebbero esserci competenze miste su questo. Questo vale anche per la digitalizzazione, anche per le competenze informatiche. Cioè noi abbiamo ancora delle competenze obsolete, profili professionali che non corrispondono minimamente né alla realtà attuale del lavoro, né tantomeno ai fabbisogni posti dalla pubblica amministrazione, cioè da una pubblica amministrazione che deve migliorare e dare un senso alla propria spesa, alla propria struttura, ai rapporti fra istituzioni, per creare un bene comune, per creare servizi migliori ai cittadini, per creare sviluppo, per azzerare o per ridurre comunque le differenze economiche, le differenze di benessere complessivo della popolazione. Quindi questa questione del PNR da un lato ci dà una mano, diciamo, ad accelerare certe riforme, così come il Covid ci ha necessariamente costretti ad imparare a utilizzare, ad accelerare dei processi di digitalizzazione, ma non è qua la questione della riforma della pubblica amministrazione, che richiede integrazione fra istituzioni, integrazione orizzontale e verticale, una semplificazione reale anche dei rapporti fra le istituzioni, una responsabilizzazione delle istituzioni fra di loro. Come riuscire a fare questo non lo so.
Però se penso al PIAO, per esempio, e al caos normativo che c'è stato e c'è tuttora sulla sua attuazione, può essere da un lato, come dire, l'alibi per dire non si capisce niente, non ci sono i decreti attuativi, non ci sono le norme di semplificazione, non si sa quali norme sono in piedi, quali sono abrogate, eccetera. Ma dall'altro può essere una spinta ad un modo di ragionare nella pubblica amministrazione che invece è necessario e che è totalmente estraneo alla cultura della pubblica amministrazione, cioè quello di programmare, riconoscere, lei ha detto una cosa molto che io ho apprezzato moltissimo, molto bella, sul ruolo dei consulenti, anche di chi fa un po' il nostro lavoro, cioè che è quello di dire la verità, di rappresentare la realtà per quello che è, aiutare le amministrazioni a prendere atto di questi e ad affrontare la responsabilità di un cambiamento in meglio. Quindi noi abbiamo bisogno di questo tipo di competenze nuove, abbiamo bisogno di un sistema di selezione adeguato alla pubblica amministrazione e magari di un sistema di formazione e di selezione del personale che sia in qualche modo un supporto anche tecnico ad amministrazioni più piccole, che non sia pensato solo per i mega ministeri o per amministrazioni grandissime, ma che sia sezionato e stratificato in relazione almeno alle macro aggregazioni di pubbliche amministrazioni che hanno esigenze, competenze e disponibilità anche, e una cultura manageriale anche diversa. Allora il ruolo anche di persone come lei, per esempio, è un ruolo utile perché travasare l'esperienza che si fa in grande nel ministero, nel MEF, nell'amministrazione un po' più piccola, nella regione o nei comuni e viceversa, e riportarsi indietro le problematiche è un esercizio che quando facevo la consulente per piccole, medie e grandi imprese ha fatto crescere moltissimo me e ha aiutato anche molto le grandi imprese ad essere più flessibili, più veloci e più reattive, e le piccole imprese che erano miei clienti a cominciare a imparare dei metodi che erano già sperimentati nelle grandi imprese e crescere così. Io non so da che parte dobbiamo cominciare, ma sicuramente è un programma di riforma della pubblica amministrazione, non può essere annunciato e gestito a botte di proclami in 3 anni. È una cosa complicata che va assunta da persone serie che ragionano sull'ingegneria istituzionale, che favoriscano l'integrazione fra diversi livelli istituzionali, la valutazione, la programmazione magari partecipata ed è soprattutto una semplificazione normativa che in questo momento è continuamente annunciata e mai attuata. Ecco, grazie. Diciamo che se Francesco vuoi puoi riattivare il video. Diciamo che da questo punto di vista, con questi interventi, chiudiamo un po' la mattinata di lavoro di oggi. Non so se tu vuoi riprendere qualcosa di ciò che è stato detto e offrire qualche elemento di risposta. Ecco, mi arrivo un attimo. Scusate, ecco, perché i lavori sono aumentati, quindi vuol dire... Tra l'altro l'ingegnere Michelini è uno dei massimi esperti di ecobonus in Italia. Ieri sera ci ha trattenuto a lungo a cena spiegandoci delle cose straordinarie. Quindi casomai se vuoi poi ti potrei avvalere. Ma i miei vicini di casa al massimo, perché sono loro che stanno facendo... Ah, di qualche second opinion lui è perfetto. Prego Francesco... Però è il costo, è come si dice in economia, è l'esternalità negativa, diciamo così, dell'intervento privato. Allora, sono dette tante cose, si potrebbe parlare veramente a lungo.
Beh, il Covid, il PNRR costruiscono, hanno costruito un buon stress test. Dobbiamo cogliere le cose positive e imparare, non mettere da parte né fagocitarle nel nostro approccio burocratico. Questa è la cosa che dobbiamo evitare, cioè prendere tutto ciò che di positivo c'è stato e valorizzarlo. Alcune cose sono nuove, tipo la normativa sulle responsabilità per danno erariale o per abuso d'ufficio, che è cambiata col decreto legge 76, no? Che prima veniva ricordata prima, è una normativa che aiuta. Io non so quanto sia cambiato il comportamento dei dirigenti, forse non tanto, perché però, come dire, rispetto all'abuso d'ufficio, rispetto ad altro, quelle norme hanno dato una mano. Per quale motivo non utilizzarle bene e non avere più quell'approccio di amministrazione conservativa, difensiva. Appunto, come l'avevo definita anni fa, cioè volta a chiedere sempre il parere di Tizio, il parere di Caio, il parere di Sempronio, sentito il, assento un attimo, vedo cosa dice quello, vediamo un attimo il precedente, ma dove c'è scritto, ma non è la fattispecie specifica. Poi dico sempre, come dicevo, ho sempre insegnato nella scuola pubblica amministrazione ai dirigenti, guardate che il compito del dirigente è decidere. Se vi danno una retribuzione al dirigente è perché dovete decidere. Magari non dovete faticare, non dovete sudare, ma dovete decidere. È la decisione. Cioè, non è che... E quando decidi, se decidi solo, spesso. E la solitudine del dirigente sta lì, nella decisione. E quindi non è che puoi dire, ma mi servirebbe, vorrei. Altrimenti fai il funzionario e non se ne parla più. Comunque, detto questo, traiamo le migliori riflessioni da questo. Penso che dal codice appalti, per esempio, possiamo prendere anche una buona idea, che è quella delle stazioni appaltanti qualificate che stanno facendo. Cioè, non tutte le pubbliche amministrazioni possono essere stazioni appaltanti. Era quel discorso che dicevo anche prima, facendo l'esempio dei fondi pensione. Cioè, deve avere un'adeguatezza di strutture e di competenze. È inutile dire tutti i comuni possono partecipare. Quando si dice tutti i comuni possono partecipare, è un'ipocrisia. La resistenza in questi anni a non fare il decreto sulle stazioni appaltanti qualificate è nota, perché alcuni non vogliono perdere la possibilità di fare una gara. No? Ma è inutile. Deve avere alcuni requisiti, competenze, organizzazione, struttura, eccetera. Questo modello andrebbe, no, distribuito e diffuso anche in altri ambiti. Un po' come la concentrazione degli ospedali. Avere 1000 ospedali piccoli che non hanno alcuni centri, minimi di eccellenza, non ha senso. No? Significa che sono luoghi di rischio. Perché vado lì pensando che c'è un ospedale e poi non hanno un minimo di apparecchiature. Quindi siamo realisti e cerchiamo di veramente spingere da questo punto di vista sulle competenze. Sappiamo dove ci sono le competenze e dove non ci sono, dove abbiamo la possibilità di la capacità amministrativa, altro concetto che abbiamo scoperto. Abbiamo la capacità amministrativa lì per fare le cose o non l'abbiamo? Il PNRR ci impone, il PNRR l'abbiamo chiesto noi a Bruxelles, tra l'altro con tanto di debito pubblico. Probabilmente qualcuno è stato troppo generoso e avventato a chiedere tutti questi soldi, non sapendo quanti ne abbiamo già da spendere. E anche questo ci vuole realismo, anche qui, cioè, ma non fare i belli, a dire no, dateci più soldi, no, vogliamo più soldi. Ma di che? Anche qui forse i tecnici devono allertare l'organo politico, che purtroppo risponde a logiche diverse. C'è la logica della popolarità, del tweet, della chat, del WhatsApp e così via. Instagram, io sono un po' indietro, scusate, rispetto ai modelli. Se mi sentisse mio figlio direbbe, quanto stai WhatsApp? E quindi questo sono alcune lezioni che dobbiamo provare a fare un'operazione appunto sulle capacità e poi rafforzare queste capacità. Non tutte ce le hanno e facciamo in modo di non sprecare tempo e energia. Poi il tempo,
Il tempo è importante, diciamo la società va veloce, la società corre, le innovazioni corrono, eccetera. Noi non possiamo conservare i tempi di una volta.